La presentazione, diciamo, del rapporto nazionale Invalsi sui risultati OCSE PISA 2012, come molti di voi immagino già sanno, in realtà i dati sono stati rilasciati questa mattina alle 11 anche per l'Italia, e questo credo che sia un punto importante. Vi è stata una presentazione, un rilascio ufficiale dei dati nella sede del Ministero dell'Istruzione. È la prima volta che questo avveniva nel caso dell'Italia, quindi credo che questa sia una cosa da sottolineare come elemento di novità e di importanza che il sistema italiano inizia ad attribuire a questo periodico esame che la rilevazione PISA conduce dei diversi sistemi scolastici a livello mondiale. E nel pomeriggio, la giornata di oggi, ritorneremo su i risultati. Non sto qui a sintetizzarveli perché probabilmente qualcuno di voi li ha già visti anche da lanci di agenzie, e passerei direttamente alla esposizione, diciamo, delle analisi più di dettaglio. Ci concentreremo sostanzialmente su quattro aree. Le aree più classiche relative agli ambiti disciplinari che l'indagine PISA considera, soffermandoci innanzitutto sulla matematica, che è l'ambito di rilevazione principale per il quale quindi vi sono informazioni di maggior dettaglio, che sono comparabili con la rilevazione del 2003 e che consentono di avere un'informazione anche su alcune sottoscale all'interno dell'ambito disciplinare della matematica, e vedremo per l'appunto sia un esame di confronto internazionale dei risultati italiani, sia dei risultati che vadano un po' più nel dettaglio all'interno del sistema italiano, quindi con le differenze tra le diverse regioni e con le differenze tra i diversi indirizzi di studio. Replicheremo sostanzialmente questo formato sulla matematica per gli altri due ambiti disciplinari, che sono ambiti, diciamo così, secondari nel ciclo PISA 2009, che sono la comprensione del testo, la comprensione della lettura e le scienze. Passeremo poi infine a due ultime relazioni che considerano un confronto tra i risultati di PISA 2012 e le rilevazioni nazionali dell'Invalsi. PISA è condotta in Italia, come nel resto del mondo, voi sapete, dal 2000, però questo è il primo anno in cui è possibile confrontare i risultati nella rilevazione PISA, che ha certe caratteristiche, tra cui anche l'importantissimo vantaggio di consentire una comparazione nel tempo e nello spazio dei risultati dell'Italia rispetto ad altri paesi e nel tempo rispetto anche a se stessa, con le rilevazioni nazionali condotte dall'Invalsi, che sono condotte che già nel 2012 venivano condotte nella seconda secondaria superiore. Per far questo vedrete che si è dovuto, come dire, delimitare il campo del confronto a quel sottoinsieme di popolazione che è presente in entrambe. Quindi questa sarà anche un'occasione per ribadire, ricordare ed evidenziare le peculiarità della rilevazione PISA, che è una rilevazione sui quindicenni, e non tutti i quindicenni, in Italia solo 3 su 4 per l'appunto sono nella seconda classe della secondaria superiore. Concluderemo con l'ultima relazione che cercherà di considerare, si focalizzerà in particolare sull'andamento dei trend, quindi sulle tendenze dell'Italia. Questo è un po' il punto conclusivo perché, come vedrete poi meglio nell'ambito delle diverse relazioni, tra le luci ed ombre, se uno volesse sintetizzare le luci e ombre di questa edizione dell'indagine OCSE PISA per l'Italia, potrebbe parlare appunto di conferme, nel senso che l'Italia si conferma avere dei risultati che sono significativamente, anche sia pur di poco, inferiori alla media OCSE.
ma l'Italia anche conferma e ribadisce quei segnali al miglioramento che erano stati evidenziati tra 2006 e 2009. Non c'è forse nessuno scatto ulteriore in avanti del sistema Italia, ma la conferma, diciamo, di quel miglioramento è già un dato positivo su cui riflettere, su cui, diciamo, ci si soffermerà nella ultima relazione. Avremo poi spazio per un dibattito generale, vedo molte persone, diciamo, analisti del sistema che saranno quindi senz'altro interessati a commentare e discutere di questi risultati. E ciò detto, passo quindi la parola a Carlo Di Chiacchio, che è il coordinatore del rapporto nel suo assieme e che parlerà dei risultati in matematica, dove, avevo dimenticato di dirlo, ma senz'altro adesso poi ne parlerà anche lui, oltre ai risultati in matematica, diciamo così, nel formato tradizionale, su carta e penna per intenderci, ci saranno anche, diciamo, un po' di informazioni sulle prove in matematica, la stessa cosa è avvenuta per la comprensione del testo e quindi la lettura, in formato, diciamo così, digitale. E, anche questo è un risultato, ci sono delle discrepanze tra i risultati italiani in un caso e nell'altro, su cui anche sarà opportuno fare dei supplementi di riflessione. Io mi fermo qui e passo quindi la parola a Carlo, grazie. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Sono molto contento che abbiate, insomma, recepito il nostro invito, perché è molto importante. PISA 2012 conclude, diciamo così, una fase importante della rilevazione e segna anche l'inizio di una nuova ciclo di rilevazione, che è quello di PISA 2015, dove tutte le prove saranno di natura informatizzata. E cominciamo appunto la nostra sessione di lavori presentando quelli che sono i risultati nel dominio principale di questo ciclo, che è appunto matematica, e che ha visto sia le prove di natura cartacea che di natura computerizzata, quindi prove somministrate su mezzo digitale. Volevo un attimino, però, prima di addentrarmi nei risultati, descrivere un po' quello che è stato PISA in questo triennio, che ha coinvolto uno sforzo organizzativo e di tipo anche gestionale all'interno del mondo della scuola, all'interno delle istituzioni. E devo dire che i risultati che abbiamo ottenuto positivamente è grazie anche a questo sforzo comune. Come vedete, oltre agli INVALSI, ha permesso, diciamo, lo svolgimento, l'implementazione del progetto, il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica insieme all'unità UVAL, e il progetto, e soprattutto quello del sovracampionamento regionale, è stato finanziato con fondi strutturali europei. Quindi ha coinvolto un insieme di soggetti che hanno permesso la raccolta di ben 31.000 prove. Hanno partecipato a PISA 2012 31.000 ragazzi e più di 5.000 ragazzi nelle prove di tipo computerizzato. Quindi ci tenevo a dire questa cosa, perché effettivamente lo sforzo è stato piuttosto ingente. Andiamo ai risultati. Allora, la presentazione si articolerà appunto nella divisione sia dei risultati delle prove cartacee nell'ambito internazionale e nazionale, e poi daremo uno sguardo alle prove digitali. Le prove digitali, ve lo anticipo subito, hanno, diciamo così, un impatto minore rispetto alle prove cartacee, perché sono state condotte su un sottocampione di studenti che sono stati selezionati a priori e che hanno svolto contemporaneamente la prova cartacea. Quindi sono state sottocampionate delle scuole e al loro interno sono stati selezionati ultimamente anche degli studenti che hanno fatto entrambe le prove.
In PISA 2012 c'è stato un'evoluzione, c'è stata un'evoluzione di quella che è il concetto di literacy matematica. Sapete che diciamo, il ciclo precedente al quale faceva riferimento era dominio principale matematica, era il 2003, è stato il 2003, e dal 2003 al 2012 c'è stata tutta un'evoluzione di tipo teorico, applicativo sul concetto di matematizzazione e i quadri di riferimento a cui fanno appunto riferimento, scusate il gioco di parole, le prove di PISA 2012 tendono a rilevare proprio questa evoluzione del costrutto. E vedremo in seguito qual è la novità soprattutto. Allora, partiamo dal concetto di literacy matematica. In PISA la literacy matematica è la capacità di un individuo di utilizzare e interpretare la matematica e di darne rappresentazione mediante formule in una varietà di contesti. Tale competenza comprende la capacità di ragionare in modo matematico e di utilizzare concetti, procedure, dati e strumenti di carattere matematico per descrivere, spiegare e prevedere fenomeni. Aiuta gli individui a riconoscere il ruolo che la matematica gioca nel mondo, a operare valutazioni e a prendere decisioni fondate che consentano loro di essere cittadini impegnati, riflessivi e con un ruolo costruttivo. Questo quadro generale ha portato alla novità della, diciamo così, sviluppo di tre sottoscale di processi che poi vedremo analizzate, diciamo, nei loro risultati, oltre alle classiche quattro sottoscale di contenuti. Allora, come siamo andati? Spero riusciate a vedere, questo grafico rappresenta la distribuzione dei punteggi dei paesi che hanno partecipato a PISA 2012 e come vedete, come è stato anticipato poc'anzi, l'Italia ha ottenuto un punteggio lievemente inferiore alla media OCSE. Vedete anche, noi abbiamo cercato anche, visto che nel proseguo della sessione di lavori si parlerà anche delle, diciamo così, congruenze, sovrapposizioni tra prove nazionali e rilevazioni PISA, abbiamo anche calcolato un benchmark che è la media degli studenti quindicenni che frequentano il livello 10, quindi la seconda superiore. Quindi potete vedere come si colloca rispetto alla media nazionale, leggermente superiore, 4,99 in netto Italia grade 10. Quest'altra slide invece vi fa vedere il confronto tra l'Italia e i paesi OCSE di riferimento. Le barre verdi rappresentano i paesi che ottengono un punteggio statisticamente superiore all'Italia, mentre invece le celle gialle rappresentano i paesi che ottengono un punteggio statisticamente inferiore all'Italia. Quelle colorate di grigio invece rappresentano i paesi che ottengono un punteggio non statisticamente diverso dall'Italia. Come vedete, i paesi con i quali diciamo, ci possiamo sovrapporre sono Norvegia, Portogallo, Repubblica Slovacca, Spagna e Stati Uniti. C'è da dire che rispetto al 2003, per esempio, noi abbiamo recuperato in qualche modo terreno rispetto alla Spagna, dove invece avevamo un punteggio inferiore. Entriamo adesso nel dettaglio delle macro aree geografiche. Come vedete il benchmark che è rappresentato dalla linea verticale è l'Italia e qui avete rappresentata la distribuzione non solo delle macro aree ma anche delle regioni afferenti alle macro aree e i confronti sono stati fatti appunto rispetto alla
media nazionale. Come potete vedere, c'è una caratterizzazione in qualche modo costante dal punto di vista territoriale rispetto al centro, rispetto al nord, centro e sud. Il centro si configura sempre come una macroarea molto vicina alla media nazionale. Il nord-ovest e il nord-est invece si caratterizzano ancora una volta per aver ottenuto dei punteggi statisticamente superiori all'Italia. Per quanto riguarda le regioni a cui afferiscono, possiamo notare ad esempio la Lombardia ha ottenuto un punteggio statisticamente superiore a quello dell'Italia, così come la provincia autonoma di Bolzano e Trento. Il Lazio, Toscana, Umbria, Marche non si differenziano particolarmente dalla media nazionale, mentre invece per quanto riguarda il sud, Molise e Campania ottengono un punteggio statisticamente inferiore alla media nazionale, mentre invece la Puglia si mantiene molto vicina alla media di riferimento. La larghezza delle bande indica appunto la variabilità nei punteggi tra le fasce basse e le fasce alte. Se andiamo a vedere i punteggi a livello di tipologia di istruzione, abbiamo la solita caratterizzazione in istruzione liceale, tecnici, gli istituti professionali e i centri di formazione professionale. Come vedete, i licei ottengono un punteggio statisticamente superiore sia alla media italiana sia alla media OCSE. Questo invece è lo stesso grafico, però rappresenta la suddivisione all'interno delle macro aree per tipologia scolastica. Il benchmark di riferimento è sempre la media italiana. Abbiamo voluto dare questa rappresentazione anche per vedere come i diversi tipi di istruzione scolastica all'interno delle macro aree si comportavano rispetto al confronto con il dato nazionale globale. E qui vedete che i dati sono abbastanza evidenti. Con l'istruzione liceale e tecnica che ottiene punteggi superiori alla media nazionale, e invece l'istruzione, gli istituti professionali e i centri di formazione professionale ottengono valori negativi, ottengono valori inferiori alla media nazionale. Come sapete, PISA la performance in PISA è strutturata anche e soprattutto in livelli. La capacità più forte, diciamo così, dell'aspetto descrittivo della scala PISA non è soltanto quello di dare un numero che serve a fare il ranking dei paesi, ma è anche quello di descrivere le competenze, soprattutto che cosa sanno fare gli studenti, e questo proprio perché la scala è costruita in questo modo. Quindi è importante commentare il dato non soltanto a livello di performance media, ma anche
a livello di capacità nei vari, nelle varie fasce di punteggio di competenza. Come vedete, questo grafico rappresenta la distribuzione dei vari livelli, per matematica ce ne sono 6. E la caratteristica importante è che questo grafico è spostato verso destra, dove praticamente nelle barre, le barre più scure che vedete in alto, scusate perché qua il mouse, rappresentano appunto gli studenti che ricoprono le fasce di competenza elevate, mentre invece queste sono le barre che descrivono gli studenti che ricoprono le fasce di competenza più basse. Come vedete, maggiore è il punteggio ottenuto da quel determinato paese, minore è la percentuale di studenti che sono in un livello basso, mentre invece alla quale corrisponde invece una percentuale maggiore di studenti che si caratterizzano per i livelli alti. Per quanto riguarda l'Italia, ecco, qui c'è, diciamo, una caratterizzazione, una descrizione dei diversi livelli. Per esempio, gli studenti di livello 6, che sono appunto gli studenti più competenti, sono studenti che sono in grado di fare delle operazioni dal punto di vista della concettualizzazione matematica molto sofisticate, come appunto la modellizzazione o inferenze di tipo più complesse. Accanto alla descrizione vedete qual è il punteggio, diciamo, che delimita quella fascia di competenza, e accanto le percentuali rilevate in media OCSE in Italia e nella fascia di studenti, sempre PISA, che frequenta il livello 10. Come vedete, queste due percentuali sono leggermente più basse rispetto alla media OCSE. Mentre invece gli studenti che sono a livello 2, anche in questo caso, invece specularmente, sono leggermente 2 punti percentuali, sono di più rispetto alla media OCSE, e questi studenti invece riescono a compiere operazioni di base. Questo grafico vi illustra dal punto di vista regionale, e quindi di caratterizzazione territoriale anche per macroarea, la distribuzione dei livelli, degli studenti all'interno dei livelli. Come potete vedere, anche in questo caso, rispetto alla distribuzione dei punteggi medi, c'è una, diciamo così, c'è una caratterizzazione nord-sud in cui aumentano gli studenti nella porzione delle competenze meno sofisticate, e d'altro canto invece diminuiscono la percentuale di studenti che riescono a fare operazioni sofisticate, quindi che sono a livello di competenza più elevato. La stessa rappresentazione è possibile raffigurarla attraverso la suddivisione per tipologie di istruzione. Anche in questo caso potete vedere il confronto tra le diverse tipologie di istruzione nel nostro paese con la media OCSE. Scusate. Per quanto riguarda le differenze di genere, abbiamo un gap di tipo negativo per le studentesse di circa 11 punti, che è un valore, diciamo, maggiore di quello della media OCSE. Anche in questo caso c'è una caratterizzazione di tipo territoriale,
E per quanto riguarda invece l'area PON, l'area convergenza, non si riscontrano differenze significative e quindi riproducono in qualche modo il dato nazionale. Considerando il tipo di scuola frequentata, invece, i ragazzi, gli studenti dei licei e degli istituti tecnici vanno meglio delle ragazze, con una differenza di 51 e 23 punti. 51 è una differenza molto grande, è praticamente mezza deviazione standard. Passiamo adesso invece ai risultati che riguardano le sottoscale di matematica. Focalizzerò l'attenzione dei risultati soltanto su quelle che sono le novità diciamo, dei tre processi, perché appunto nel rapporto è maggiormente esplicitato il risultato per quanto riguarda le solite scale di contenuto. Allora, le tre scale di processi che sono derivate anche da una riconcettualizzazione del framework del quadro di riferimento del 2003 sono formulazione di situazioni in forma matematica, quindi formulare, utilizzare concetti, fatti e procedimenti per ragionamenti matematici, interpretare, applicare e valutare risultati matematici. Allora, qui abbiamo lo stesso grafico, quindi la distribuzione dei punteggi complessivamente per le tre scale di processi. E come vedete, dalla rappresentazione grafica c'è una forte, una chiara caratterizzazione nord, centro, sud. C'è da dire, il benchmark è la scala e il punteggio nazionale, c'è anche da evidenziare, se guardate il dato italiano, che nella scala formulare otteniamo un punteggio leggermente negativo, quindi è la scala nella quale andiamo diciamo un po' peggio, mentre invece abbiamo un punteggio statisticamente superiore nella scala interpretare. Anche in questo caso è possibile suddividere il punteggio, il continuum, la distribuzione dei punteggi in fasce di competenza e i punteggi limite, come vedete, sono gli stessi della scala complessiva. Allo stesso modo vedete che le percentuali che noi otteniamo di studenti nei livelli alti sono inferiori rispetto a quelli della media OCSE, mentre invece sono leggermente superiori alla media OCSE la percentuale di studenti che si caratterizzano per le fasce basse. Questa invece è la scala interpretare e anche in questo caso vedete la suddivisione in livelli. Non vi annoio con le descrizioni. E l'ultima è utilizzare. Come vedete anche qui abbiamo delle differenze rispetto alla media OCSE. Passiamo ora a quello che è successo durante le prove computerizzate. Come vi dicevo, le prove computerizzate sono, diciamo così, un nuovo mezzo, un battistrada per quello che riguarda la nuova rilevazione per PISA 2015. Gli standard, diciamo, internazionali prevedevano
somministrazione delle prove computerizzate in tutto il campione di scuole. Noi siamo invece riusciti ad avere, visto l'iniziale, diciamo così, esperimento, abbiamo costruito un campione di scuole rappresentativo per macroarea su un sottocampione di scuole e di studenti. In ciascuna macroarea sono presenti tutte le regioni, questa garanzia del fatto che ogni regione afferente a una determinata macroarea partecipasse con almeno due scuole. Allora, come vedete, questa è la rappresentazione grafica della distribuzione dei punteggi nella scala computerizzata. Si vede malissimo il... Noi abbiamo un punteggio di 499 che non è statisticamente diverso dalla media OCSE. Abbiamo anche costruito anche un benchmark che riguarda, vedete, Italia All, riuscite a vedere, che invece è il confronto con l'Italia cartaceo. Quindi abbiamo cercato di vedere in che cosa si poteva caratterizzare la differenza tra prove cartacee e prove computerizzate, confrontando i due campioni. In questo grafico invece, questa figura invece rappresenta il ranking dei paesi e i confronti reciproci fra paesi. I paesi che sono nella fascia alta azzurra sono i paesi che hanno un punteggio statisticamente superiore alla media OCSE, quelli che sono nella fascia intermedia bianca sono i paesi che hanno un punteggio non statisticamente diverso dalla media OCSE, e gli ultimi invece sono i paesi che hanno un punteggio inferiore alla media OCSE. In rosso vedete l'Italia, e noi abbiamo un punteggio paragonabile a Francia, Austria, Stati Uniti, Norvegia, Repubblica Slovacca, Danimarca, Irlanda, Svezia, Federazione Russa, Polonia e Portogallo. Come vedete, ci inseguiamo anche sul computerizzato con questi paesi. La scala computerizzata naturalmente è confrontabile con la scala cartacea e quindi utilizza gli stessi criteri di suddivisione del punteggio. Qui ho preso le fasce più alte, e come vedete la percentuale OCSE è leggermente superiore a quella italiana. Qui invece ci sono le descrizioni dei livelli più bassi, e per quanto riguarda il livello 2, la percentuale di studenti che sono a livello 2 è leggermente superiore a quella della media OCSE, mentre invece per quanto riguarda il livello 1 le percentuali sono paragonabili. Questa invece è la caratterizzazione dal punto di vista territoriale per quello che riguarda il punteggio nella scala computerizzata di macroarea, computerizzata per macroarea, scusate. Come vedete, anche qui c'è un andamento nord-sud, e potete confrontare punteggi relativamente con la media Italia e la media OCSE. Qui invece possiamo vedere che cosa succede all'interno dell'istruzione, del tipo di istruzione, con il confronto tra licei tecnici, gli istituti professionali e i centri di formazione professionale. Ops. Allora, mi dispiace, qui non si vede. Provo a correggere.
Ok. Meglio. Allora, questa invece è la caratterizzazione per tipologia di scuola all'interno delle singole macroaree. Anche in questo caso è possibile vedere, diciamo così, uno spostamento verso destra dell'istruzione liceale e tecnica. Una cosa che abbiamo, diciamo così, un dato che abbiamo cercato di analizzare più a fondo, visto il fatto che c'è una differenza sostanzialmente tra scala cartacea e scala computerizzata, è stato quello di cercare di vedere se l'Italia in qualche modo si comportava in un contesto internazionale omogeneo rispetto a queste due scale. Cioè, quello che voglio dire è: il risultato che abbiamo ottenuto in Italia, sì, per il confronto cartaceo-computerizzato, è riverberato anche a livello internazionale. Gli altri paesi OCSE che hanno partecipato all'indagine di tipo computerizzato hanno ottenuto risultati simili all'Italia? E questo grafico, questa figura, vi fa vedere appunto qual è la distribuzione delle differenze tra scala cartacea e quindi tradizionale e scala computerizzata nei paesi che hanno effettuato l'indagine, che hanno partecipato al computer based assessment. Come potete vedere, diciamo, non c'è un comportamento omogeneo, cioè non è evidente un pattern di andamento tra la performance digitale e la performance di tipo cartacea. Saltano agli occhi subito i primi dati, ad esempio quelli degli Stati Uniti e della Polonia, con un risultato completamente opposto. Come potete vedere, a livello di confrontabilità, nell'ultima riga ci sono le medie OCSE che sono sostanzialmente simili. Questo quindi permette un confronto più attendibile. Sulla base di queste considerazioni abbiamo poi investigato in che modo, nonostante queste due, diciamo così, queste due modalità di presentazione degli item in qualche modo misurano lo stesso costrutto, potessero andare insieme, covariare, che cosa poteva differenziarle. Quindi abbiamo cercato innanzitutto di vedere a livello studente qual era la correlazione fra queste due scale, fra la scala cartacea e la scala computerizzata. Come vedete, la correlazione è piuttosto elevata, ma nonostante sia un valore piuttosto elevato, quel valore sta a significare che le due scale in realtà condividono poco più del 50% della variabilità dei risultati. Quindi significa che in qualche modo queste due modalità di somministrazione hanno delle caratteristiche specifiche che possono favorire o influenzare le risposte degli studenti. Abbiamo poi cercato di vedere, questo è invece il dato di popolazione, se questo risultato della covariazione tra scala cartacea e scala computerizzata si mantenesse sia a livello territoriale che a livello di tipologia di istruzione. E come potete vedere, i valori sono abbastanza simili rispetto al dato studente e sia per macroarea geografica che per tipologia di istruzione i coefficienti sono paragonabili e quindi la quantità di informazione che condividono questi due tipi di scale sono abbastanza costanti. Andando poi a paragonare il sottocampione
di studenti che hanno effettuato la prova cartacea e con i loro punteggi al computerizzato, sostanzialmente possiamo riassumere questo dato, ma è necessario perché appunto siamo agli step iniziali e quindi diciamo, anche la rappresentatività del campione, per quanto sia rappresentato dal punto di vista di macroarea geografica, deve essere comunque raffinato, quindi gli errori sono un pochettino più grandi rispetto alle stime cartacee. Possiamo dire che non c'è una grossa, non sono state evidenziate differenze statisticamente significative per quanto riguarda la prestazione in cartaceo e la prestazione in computerizzato. Grazie. Salve a tutti. Allora, il mio compito è quello di presentarvi una descrizione dei risultati in lettura nelle prove in formato cartaceo e digitale. Parto con la definizione della literacy in lettura per PISA 2012, che è uguale a quella del 2009, quando la lettura era l'ambito principale. Per capire di che cosa stiamo parlando, la definizione di PISA per la literacy è la capacità di comprendere e utilizzare testi scritti, riflettere su di essi e impegnarsi nella loro lettura al fine di raggiungere i propri obiettivi e di sviluppare le proprie conoscenze e le proprie potenzialità, e di essere parte attiva della società. La definizione di literacy in lettura digitale è simile, ma con alcune specificità, perché se le due scale misurano lo stesso costrutto e individuano gli stessi livelli, non si sovrappongono proprio in virtù delle caratteristiche del testo digitale, che in PISA è sinonimo di ipertesto, quindi un testo che accanto ai processi dedicati all'esame della comprensione del testo propriamente detta, affianca processi dedicati alla capacità di navigare nel testo, quindi l'operazione attiva del lettore che in qualche modo sceglie il percorso e costruisce il testo stesso, si accosta nella rilevazione della literacy a quella della comprensione del testo. Voglio darvi un'informazione sui formati delle domande per quanto riguarda l'ambito di lettura, perché voglio sottolineare che sulle 44 domande che costituiscono, diciamo, l'ambito per la rilevazione della lettura cartacea, ce ne sono 18 aperte a risposta articolata, 17 e 18 in totale, compresa una a risposta aperta a breve, che vanno in codifica manuale. Ci tengo molto a sottolineare questo passaggio perché la correzione delle prove aperte degli studenti è una fase molto delicata e impegnativa dell'indagine, e a livello nazionale abbiamo sempre avuto grossi riconoscimenti sia per l'accordo interno tra i codificatori che l'accordo con gli esperti che a livello di consorzio verificano la correttezza delle codifiche. Le prove aperte per quanto riguarda il formato digitale sono invece 5 su 19. A questo punto passo a rappresentarvi i risultati, che la struttura sarà questa. I grafici non ve li descrivo perché l'ho già fatto Carlo per quanto riguarda la matematica. Vi presenterò prima le medie, le distribuzioni dei punteggi a livello internazionale e nazionale, e poi le percentuali sui livelli di competenza, sempre a livello internazionale e nazionale. Il tutto duplicato per la seconda scala di lettura digitale. Allora, vediamo che da questo grafico un primo modo per effettuare il confronto tra i paesi, molto sintetico ma che offre una prima impressione comparativa, è quello di fare un confronto tra i risultati medi dei singoli paesi. Per PISA 2012 la media OCSE corrisponde a 496 punti con una deviazione standard di 94, e il Giappone e la Corea del Sud sono i paesi OCSE che si collocano in cima alla classifica.
non significativamente diversi dalla media OCSE, ci sono quattro paesi, cioè Regno Unito, Stati Uniti, Danimarca e Repubblica Ceca, e l'Italia è il primo paese a collocarsi lievemente ma significativamente sotto la media internazionale, con un punteggio sulla scala di lettura di 490 punti e una deviazione standard di 97. Diciamo che nel contesto internazionale questo risultato colloca l'Italia tra il 19esimo e il 25esimo posto fra tutti i paesi OCSE e tra il 26esimo e il 34esimo nel ranking complessivo di tutti i paesi partecipanti. Se invece di soffermarci sul dato a destra e sulle frecce che indicano la significatività, guardiamo come sono distribuiti i punteggi all'interno dei singoli paesi, vediamo che la differenza a livello internazionale tra il 90esimo e il decimo percentile è di 242 punti in media sulla scala di lettura, e in Italia questa differenza è di 250. Se facciamo un'analisi fra tutti i paesi partecipanti, qui sono riportati solo quelli dell'OCSE, tra i 10 paesi che hanno la differenza più lieve e i 10 invece che presentano quella più marcata, sembra non esserci in realtà un legame tra la performance media e la dispersione dei risultati, perché tra i paesi con la differenza più lieve troviamo paesi che ottengono medie molto diverse, inferiori, significativamente inferiori o superiori a quella internazionale. I risultati a livello nazionale, anche qui osserviamo le performance medie e la distribuzione dei punteggi. Allora, in questo caso possiamo vedere che il nord-ovest e il nord-est con 514 e 511 punti si collocano significativamente sopra la media nazionale e anche quella OCSE. Il centro e il sud ottengono un risultato in linea con la media italiana, ma mentre il centro è anche in linea con il benchmark internazionale, il sud si colloca sotto. E il Sud Isole si colloca invece significativamente sotto entrambe le medie di riferimento, così come l'area convergenza composta da Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, che complessivamente queste regioni ottengono un punteggio di 465 punti e sono pertanto al di sotto di entrambe i benchmark. Si osserva anche che alcune regioni ottengono un punteggio che, confrontato con la media nazionale, si colloca in maniera diversa rispetto a come si colloca la propria macroarea di appartenenza. Ed è il caso di Liguria e la provincia autonoma di Bolzano, che pur appartenendo a macroaree significativamente, diciamo che si collocano sopra la media nazionale, ottengono un risultato in linea con questo valore. E è il caso di Abruzzo e Puglia, no scusate, di Molise e Campania, che allo stesso modo, pur afferendo al sud che risulta come macroarea in linea con la media nazionale, si collocano significativamente al di sotto di questo valore. Per quanto riguarda invece un confronto tra le singole regioni e la media della propria macroarea di appartenenza, ci sono solo due casi, che sono Liguria e Bolzano, che riportano un risultato medio statisticamente inferiore a quello della macroarea di appartenenza. Tutte le altre regioni sono in linea col dato di macroarea. Per quanto riguarda la distribuzione dei punteggi, vediamo che i vantaggi e gli svantaggi di ciascuna macroarea, così come sono state rappresentate insomma i risultati medi, si concentrano in punti diversi della distribuzione. Infatti nel nord-est gli studenti che si differenziano di più in senso positivo dalla media nazionale sono quelli che si collocano al quinto percentile, con 37 punti di differenza in media sullo stesso percentile con l'Italia, mentre questo vantaggio tende ad assottigliarsi man mano che si sale sulla distribuzione. Nel nord-est invece
gli studenti che si differenziano di più in senso positivo dalla media nazionale sono quelli che si collocano al 25esimo percentile. Nel centro si osserva un generale allineamento alla media nazionale e nel sud, al contrario, gli scostamenti rispetto alla media nazionale si rilevano tutti negativi, e in particolare nella parte alta della distribuzione. Qui, insomma, questo significa che se nel nord-est il vantaggio è dato soprattutto dagli studenti meno bravi, nel nord-est è dato soprattutto da quelli che si collocano nella parte alta della distribuzione. Nel sud-isola invece il quadro è più negativo e mediamente gli studenti di questa macroarea si collocano mezzo livello di competenza, vale a dire con 36 punti sotto la media degli studenti italiani per ogni percentile della distribuzione. Passiamo ai punteggi medi in lettura per tipo di scuola. Come vedete dal grafico, solo gli studenti dei licei si collocano in maniera statisticamente significativa sopra sia alla media italiana che alla media OCSE, mentre invece gli studenti degli istituti tecnici, degli istituti professionali e dei centri di formazione professionale sono tutti al di sotto sia della media nazionale sia della media OCSE. Anche se ci sono delle differenze, come vedete, nelle rispettive distanze, mentre quelli degli istituti tecnici si trovano mediamente 14 punti sotto la media nazionale di tutti gli studenti italiani, questa differenza è di 69 punti per gli studenti dei centri di formazione professionale e raggiunge un intero livello di competenza per gli istituti professionali che sono meno a 75 punti sotto la media nazionale. Ritorniamo a livello internazionale per vedere come sono distribuiti gli studenti sui livelli di competenza individuati dalla scala di Pisa nella lettura. Non so se questo grafico si vede perché a differenza di quello precedente raccoglie tutti i paesi. Allora, confrontando i risultati... A livello internazionale vediamo che facciamo un commento sui top performer e low performer che sono identificati come gli studenti primi che si collocano ai livelli 5 e 6 della scala e invece gli studenti che, al contrario, si collocano sotto il livello 2. Allora vediamo che tra i paesi OCSE la media degli studenti ai livelli alti della scala 5 e 6 è dell'8,4% e la media in Italia per la stessa fascia di studenti, la percentuale in Italia è del 6,7%. Tra tutti i paesi OCSE, il Giappone ha la percentuale più alta di top performer, che arrivano al 18, i quali arrivano al 18,5%, mentre più del 10% sono gli studenti ai livelli più alti in Corea del Sud, in Nuova Zelanda, Francia, Canada, Belgio, Australia, Irlanda e Norvegia. Tra tutti i paesi OCSE, con la sola eccezione di Cile, Messico e Turchia, oltre il 5% degli studenti raggiungono il livello 5. Dall'altra parte, se osserviamo gli studenti che invece si collocano sotto il livello 2, che è, vi ricordo, quello definito come livello minimo di alfabetizzazione per poter svolgere il ruolo attivo nella società che la definizione di literacy si individua. Nei paesi OCSE abbiamo una media del 18% di studenti che non raggiungono questo livello e in Italia questa percentuale è del 19,5%, quindi quasi un quinto degli studenti si trova sotto la soglia critica delle competenze minime necessarie per fare della lettura un'attività funzionale. I paesi che hanno questo dato in linea con l'Italia sono la Spagna, il Portogallo, la Francia, l'Austria e l'Ungheria. Se osserviamo i livelli di competenza in lettura a livello nazionale, quindi per ripartizione geografica e tipo di scuola, partiamo dal primo raggruppamento, vediamo che
Nel nord-est la percentuale più alta di studenti, si rileva la percentuale più alta di studenti ai livelli 5-6 con il 10,7%, e tale dato è superiore sia alla media nazionale, che era il 6,7, sia alla media OCSE dell'8,4. Il nord-ovest supera il dato nazionale con il 9,3% di studenti sopra il livello 4. Il centro, il sud e il sud isole hanno invece una percentuale di studenti a livelli alti inferiore al dato nazionale, così come le regioni dell'area convergenza, che hanno complessivamente il 3,3% degli studenti ai livelli alti della scala. Se guardiamo invece i livelli bassi, cioè sotto il livello 2, i livelli 1 e sotto l'1, il nord-ovest, la situazione è ribaltata. Il nord-ovest e il nord-est hanno le percentuali più basse, il centro si colloca in linea con il dato nazionale, il sud e soprattutto il sud isole con il 30,4 hanno invece una percentuale di studenti ai livelli inferiori che supera entrambi i benchmark di riferimento, cioè la media Italia e la media OCSE. L'area convergenza si colloca anch'essa sopra la media italiana con il 27% di studenti sotto il livello 2. Se osserviamo le percentuali di studenti ai livelli per tipo di scuola, vediamo che i licei presentano un quadro caratterizzato da una percentuale elevata di studenti ai livelli alti, il 12,2% a fronte del 6,7% della media nazionale, e una percentuale molto ridotta di studenti al di sotto del livello 2, il 5,6% contro il 19,5% del dato italiano. Per gli altri tipi di scuola la situazione è invertita rispetto ai licei. Tecnici, centri di formazione professionale e professionali hanno una percentuale di studenti top performer che raggiunge al massimo il 2,7% fra i tre tipi di scuola, mentre invece la percentuale dei low performer raggiunge il 44,9% degli istituti professionali come dato più grande. In media, per quanto riguarda invece le differenze di genere, a livello internazionale in tutti i paesi OCSE le ragazze hanno conseguito risultati migliori dei ragazzi nella lettura con un vantaggio di 38 punti e la differenza fra maschi e femmine è significativa in tutti i paesi partecipanti. La più grande in Giordania con 75 punti, ma se riferiamo solo all'OCSE è la Finlandia con 62 punti e quella invece più piccola in Albania. In Italia, in linea con la media OCSE, la differenza è di 39 punti tra femmine e maschi, una differenza che, come in tutti i paesi, è statisticamente significativa. Il vantaggio delle ragazze è confermato in tutte le macro aree geografiche e in tutte le singole regioni o province autonome. Le Marche sono quello che registrano il dato inferiore, 25 punti di differenza, mentre in altre 4 regioni o province la differenza di punteggio tra maschi e femmine supera i 50 punti. E sono Trento, l'Abruzzo, la Toscana e la Liguria. Vi illustro adesso i risultati a livello internazionale per quanto riguarda la scala in lettura computerizzata. Allora, come vedete, fra i paesi OCSE è sempre la Corea del Sud, abbandonata in questo caso dal Giappone, a presentare il punteggio medio più elevato di 555 punti sulla scala di lettura digitale, mentre tra tutti i paesi partecipanti la più alta in assoluto e significativamente al di sopra di tutti gli altri paesi è quella di Singapore con 567 punti. L'Italia, con un punteggio medio di 504, è in linea con la media OCSE, così come il Belgio, la Norvegia, la Svezia, la Danimarca e la Germania. A livello nazionale vediamo i risultati medi per ripartizione geografica. In questo caso abbiamo che gli studenti del nord-ovest e del nord-est, rispettivamente con 529 e 523 punti sulla scala, hanno medie significativamente superiori a quella dell'OCSE
e nel caso del nord-ovest anche a quella dell'Italia. Il centro è in linea con entrambe le medie di riferimento, il sud-isole si colloca significativamente sotto alle due medie di riferimento, mentre invece il sud, pur avendo un punteggio molto più basso rispetto alla media italiana, non si rileva per il sud una differenza significativa perché ha un ampio intervallo di confidenza. La distribuzione dei risultati per tipo di scuola ricalca grosso modo quella in lettura cartacea, con i licei sopra entrambe le medie di riferimento, i tecnici in linea con il benchmark sia nazionale che internazionale, i professionali e i centri di formazione professionale che si collocano al di sotto dei valori presi a riferimento. Ho saltato una figura. Per quanto riguarda la distribuzione dei punteggi medi nei diversi percentili, l'andamento sulla scala di lettura digitale è esattamente lo stesso che vi ho rappresentato per la lettura cartacea, nel senso che non solo i punteggi si distribuiscono in maniera, come dire, sovrapponibile, ma esattamente i vantaggi e gli svantaggi che le singole macro aree registrano rispetto alla media nazionale si collocano negli stessi punti. Torniamo ai risultati internazionali per quanto riguarda i livelli di competenza in lettura digitale. In Italia la distribuzione ricalca sostanzialmente quella della media OCSE, con l'8,2% di studenti che si collocano sopra il livello 4 contro l'8 della media OCSE e il 15,7% che si colloca al di sotto del livello 2, dove invece il dato nazionale è del 17,6%. I livelli di competenza nella lettura digitale nel quadro nazionale, se si considerano i risultati nazionali relativi ai livelli 5-6, suddivisi per macro area, la percentuale più alta si hanno nel nord-est con il 12,4%, seguito dal nord-ovest 11,4%, dal centro col 7,8%, sud 4,8% e sud isole 2,5%. La situazione è ribaltata osservando i dati riferiti agli studenti che si collocano sui livelli più bassi della scala. Il sud presenta la percentuale più elevata con il 23,8% di studenti sotto il livello 2, seguito dal sud isole con il 22,6%, il centro al 14,8%, nord-est 10,6%, nord-ovest 9,7%. Queste ultime due dati, cioè il nord-ovest e il nord-est, sono entrambi al di sotto della media OCSE. Se osserviamo i dati per tipo di scuola, i licei presentano un quadro caratterizzato da percentuali elevate di studenti ai livelli alti, il 13,6%, e ridotte ai livelli bassi, cioè sotto il livello 2, abbiamo solo il 4% degli studenti, dei quali nessuno si trova sotto il livello 1B. Per gli altri tipi di scuola la situazione, come vedete, è tendenzialmente opposta, con gli istituti tecnici che a fronte di 1,3% di studenti ai livelli alti hanno il 13,9% di studenti sotto il livello 2 e queste percentuali diminuiscono per gli studenti ai livelli alti e aumentano per quelli bassi, passando agli istituti professionali e ai centri di formazione professionale. Allora, se è vero per quanto riguarda le differenze di genere che in comprensione della lettura le femmine ottengono sempre risultati migliori dei maschi, vediamo che per quanto riguarda i test in formato digitale la distanza fra i generi risulta contenuta. Mentre nelle prove computerizzate la differenza di genere è comunque significativa e pari a un meno 21 punti sulla media dei maschi rispetto a quella delle femmine,
Se consideriamo i risultati dello stesso sottocampione che ha svolto anche le prove cartacee, questa differenza è di 46 punti sul test, sulla comprensione del testo stampato. Questa differenza rimane costante a prescindere dal tipo di ripartizione considerata o per tipo di scuola. La cosa interessante è vedere come forse è proprio la componente caratteristica del testo digitale rispetto a quello stampato, cioè il fatto che ci siano dei quesiti che richiedono, che rilevano non solo la comprensione del testo ma anche le capacità di navigazione, che è lecito ipotizzare sia l'elemento a favore dei maschi per diminuire la distanza con i risultati delle femmine sulla scala specifica della lettura digitale. Conclusione, i risultati in scienze degli studenti quindicenni nell'indagine PISA 2012. Prima di tutto, perché no? Ok, va bene così? Okay. Quindi prima di tutto partiamo proprio dalla definizione di literacy scientifica. Che cosa si intende in PISA con literacy scientifica? Questa definizione che è declinata all'interno del framework di PISA 2006, in quanto le scienze sono state ambito di rilevazione principale proprio nel ciclo del 2006, e, diciamo che ruota intorno a quattro aspetti fondamentalmente. E, al primo punto troviamo le conoscenze scientifiche unite all'uso di tali conoscenze, quindi alla capacità dell'individuo di utilizzare queste conoscenze per identificare domande scientifiche, acquisire nuove conoscenze, spiegare fenomeni scientifici e trarre conclusioni basate proprio sui fatti che riguardano temi e tematiche di carattere scientifico. Al secondo punto troviamo la comprensione dei tratti distintivi della scienza, intesa proprio come forma di sapere e di indagine propria degli esseri umani, quindi la consapevolezza di come scienza e tecnologia entrino a far parte, quindi plasmino il nostro ambiente materiale, intellettuale e culturale, e infine la volontà di confrontarsi con temi che abbiano una valenza di tipo scientifico con le idee della scienza. E proprio da cittadino che riflette, quindi da cittadino consapevole e responsabile. Scusate, sono più comoda così. Allora, proprio perché nel 2012 le scienze hanno rappresentato un ambito di rilevazione secondario, questo vuol dire che un numero... un numero inferiore di quesiti di scienza è stato somministrato, quindi complessivamente troviamo 53 domande di diverso tipo. Ora passando velocemente ai risultati a livello internazionale, concentrandoci proprio sugli estremi di questo grafico, quindi sull'estremo superiore e quello inferiore, il grafico ricordo che rappresenta i paesi OCSE, troviamo che il paese con i risultati più elevati in scienze è il Giappone con una media di 547 punti, all'estremo opposto troviamo il Messico con 415 punti come punteggio medio, ma se estendiamo il confronto anche a tutti i paesi e le economie che hanno partecipato all'indagine, troviamo che il paese con i risultati più elevati è la provincia cinese di Shanghai con 580 punti, mentre all'estremo inferiore il Perù con 373 punti, quindi con una differenza di punteggio tra il paese che consegue una performance migliore e quello invece che consegue una performance meno buona di 207 punti. L'Italia si colloca in maniera significativa al di sotto della media internazionale con un punteggio di 494 punti e consegue un punteggio che non si discosta, quindi è in linea con quello di paesi quali Francia, Danimarca, Stati Uniti, Spagna, Norvegia
Ungheria, Lussemburgo e Portogallo. All'interno dei paesi e delle economie che hanno partecipato a PISA 2012 si rilevano grandi differenze nei risultati degli studenti, differenze che possiamo analizzare proprio guardando il punteggio medio conseguito dagli studenti che possiamo definire più bravi, quelli che appunto ottengono i risultati migliori e si collocano quindi al 90° percentile e quelli meno bravi che si collocano al 10° percentile. All'interno la media OCSE presenta una differenza di punteggio di 239 punti. Parlavamo di differenze nei risultati degli studenti, come abbiamo visto in lettura anche in scienza abbiamo paesi che hanno prestazioni basse e differenze piuttosto contenute tra i punteggi medi tra questi due percentili, paesi con prestazioni elevate e differenze, una differenza di punteggio anch'essa contenuta, comunque inferiore a quella che si rileva a livello internazionale, ma anche paesi con prestazioni basse e una differenza di punteggio piuttosto elevata. Aggiungo, in questa slide non è presente, il caso del Qatar, che consegue una differenza di punteggio tra il 90° e il 10° percentile simile a quella della Nuova Zelanda, che è uno dei paesi comunque con un punteggio medio con uno dei punteggi medi migliori, quindi più elevato, sicuramente superiore alla media OCSE. In Italia la differenza di punteggio tra il 90° e il 10° percentile è di 240 punti, simile a quella che si osserva a livello internazionale. Ora, concentrando l'attenzione sul contesto nazionale, quindi analizzando il dato per macro area geografica e a livello di singole regioni e province autonome, vediamo che il nord-ovest e il nord-est si collocano in maniera statisticamente significativa al di sopra della media italiana. Il centro è in linea con tale media, ma a differenza delle due macro aree citate ora, che si collocano al di sopra anche della media internazionale, il centro si colloca al di sotto della media OCSE. Il sud, il sud isole e l'area convergenza conseguono un punteggio medio che si colloca in maniera statisticamente significativa al di sotto della media nazionale e di quella internazionale. Analizzando il dato poi per singola regione, provincia autonoma, vediamo che all'interno del nord-ovest sono le regioni Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia a conseguire un punteggio superiore alla media nazionale, così come tutte le regioni e le province del nord-est. La Liguria, le regioni del centro, l'Abruzzo e la Puglia si collocano in linea con la media italiana. Analizzando il dato invece per quanto riguarda proprio la distribuzione dei punteggi nei vari percentili, vediamo che il dato presentato per area si ritrova anche analizzando proprio la distribuzione dei punteggi in tutti i percentili. Questo significa che nel nord-ovest e nel nord-est, in quasi tutti i percentili, si registra un punteggio medio superiore sia alla media nazionale sia a quella internazionale, in questo caso con un'eccezione per il nord-ovest al 95° percentile, che presenta un punteggio medio in linea con il dato internazionale. Nel nord-ovest gli studenti che si differenziano di più in senso positivo sia dalla media italiana sia da quella internazionale sono gli studenti che si collocano al 5° e al 25° percentile, e quindi questo sta a significare che le differenze dalla media italiana e internazionale sono determinate proprio dagli studenti dalla parte bassa della distribuzione, è lo stesso dato che abbiamo appena visto per lettura. Nel nord-est gli studenti che si differenziano di più in senso positivo sia dalla media nazionale sia da quella OCSE sono quelli invece che si collocano al 25° e al 75° percentile. Per quanto riguarda il centro, per tutti i percentili della distribuzione, gli studenti conseguono un punteggio medio che è in linea con la media nazionale, mentre rispetto alla media internazionale si registra un andamento negativo e questo avviene soprattutto nella parte alta della distribuzione.
Nel sud e nel sud isole si registrano invece scostamenti negativi in tutti i percentili, e questo avviene sia rispetto alla media italiana, con un'unica eccezione, il quinto percentile per il sud, che è in linea con il dato nazionale, sia rispetto alla media internazionale, e anche in questo caso si hanno valori più alti, quindi differenze di punteggio più marcate, soprattutto nella parte alta della distribuzione. Guardando il dato per tipologia di scuola, sono gli studenti dei licei che si collocano al di sopra della media nazionale e di quella internazionale, gli studenti degli istituti tecnici sono in linea con la media nazionale ma al di sotto di quella internazionale, gli studenti degli istituti professionali e dei centri di formazione professionale si collocano al di sotto delle due medie di riferimento. Molto velocemente sono gli studenti dei licei e dei tecnici, sia del nord-ovest sia del nord-est, e gli studenti dei licei del centro a collocarsi al di sopra del dato nazionale. Ora, analizzando i livelli di competenza e specificando che per quanto riguarda la literacy scientifica in PISA 2006 sono stati individuati 6 livelli di competenza, concentrando l'attenzione sui livelli più alti, quindi livello 5 e 6 che definisce gli studenti top performer, e poi concentrando l'attenzione invece nei livelli più bassi della scala, quindi sotto il livello 2 che viene identificato per la literacy scientifica come il livello base di competenza, all'interno dei paesi OCSE gli studenti che raggiungono i livelli 5 e 6 della scala di literacy scientifica sono l'8,4%, a livello nazionale la percentuale scende al 6,1%. Per quanto riguarda invece le percentuali di studenti al di sotto del livello 2, a livello internazionale questa percentuale è del 17,8%, il 18,7% degli studenti italiani non raggiunge il livello base di literacy scientifica. Se conduciamo lo stesso tipo di analisi a livello nazionale, disaggregando il dato per macroarea geografica, vediamo che all'interno del nord-est e del nord-ovest che si registrano le percentuali più elevate di studenti ai livelli più alti della scala, seguono il centro e poi il sud e il sud isole. Se andiamo a vedere gli studenti invece che non raggiungono il livello base di literacy scientifica, troviamo anche che proprio in quelle macro aree dove si registra la percentuale più elevata di top performer, sia anche la percentuale più bassa di low performer. Per quanto riguarda invece il dato per tipologia di scuola, anche in questo caso è proprio all'interno dei licei che si registrano le percentuali più elevate di studenti che raggiungono i livelli più alti della scala di literacy scientifica, poi seguono gli studenti degli istituti tecnici e a seguire gli studenti degli istituti professionali e dei centri di formazione professionale. E anche in questo caso, così come il dato presentato per macroarea geografica, all'interno dei licei dove avevamo la più alta percentuale di top performer, il 10,1%, si registra anche la percentuale più bassa di studenti che non raggiunge il livello minimo di competenza, in questo caso il 7,6%. E per concludere, le differenze di genere. Ora in scienze, a differenza di quanto si rileva per la matematica e per la lettura, non si registrano grandi differenze di genere nella literacy scientifica sia a livello internazionale e soprattutto a livello nazionale, dove diciamo poi il dato viene anche confermato in linea generale a livello di macroarea geografica, sicuramente, e di regione, con due uniche eccezioni, la provincia autonoma di Bolzano e le Marche, dove si registra una differenza di punteggio a favore dei ragazzi rispettivamente di 8 punti per la provincia autonoma di Bolzano e 15 punti per le Marche. All'interno dell'area convergenza si registrano i stessi risultati che si osservano a livello nazionale.
Grazie. Buonasera a tutti, io sono Pasqualino Montanaro, sono ricercatore della Banca d'Italia. Consentitemi prima di iniziare di ringraziare Paolo Sesto e Roberto Ricci per avermi invitato a occuparmi di questo confronto tra i risultati PISA 2012 e le rilevazioni nazionali degli invalsi. Confronto che si è reso possibile, come ripeteva Sestito, come diceva prima Sestito, dal fatto che nella primavera del 2012 si sono svolti i test sia per l'una che per l'altra rilevazione. Allora, questo è lo schema della mia presentazione. Sostanzialmente sono tre parti. Nella prima descriveremo sommariamente le popolazioni studentesche delle due rilevazioni, poi passeremo a un confronto tra le coorti di studenti, che noi qui chiameremo core, tra le due rilevazioni, quindi sono i quindicenni che frequentano la classe seconda della secondaria secondo grado, e questo confronto lo faremo sia sul piano dell'analisi della varianza dei punteggi, sia sul piano di un'analisi multivariata. E infine vedremo proprio se e quanto le due rilevazioni si parlano anche in termini di corrispondenza dei punteggi delle scuole che hanno partecipato a entrambe le rilevazioni e degli studenti che hanno partecipato a entrambe le rilevazioni. Dunque, la premessa è che ovviamente le due rilevazioni si rivolgono a popolazioni per definizione diverse. PISA si rivolge a studenti quindicenni indipendentemente dalla classe frequentata, vedremo poi la composizione, mentre le rilevazioni nazionali si rivolgono agli studenti in seconda superiore indipendentemente dall'età. E questa è la composizione delle due popolazioni. Vedete come in PISA abbiamo quattro segmenti sostanzialmente: gli studenti che ancora, i quindicenni che ancora frequentano la scuola media, quelli, quasi 17%, che frequentano la prima classe della scuola superiore, poi il grosso della popolazione, cioè quelli che frequentano la seconda classe, e infine un 2,6% di studenti che sono i cosiddetti anticipatari, cioè quelli che hanno 15 anni ma frequentano la terza superiore. Nelle rilevazioni nazionali abbiamo una segmentazione analoga, abbiamo i tre quarti degli studenti che hanno 15 anni e frequentano la seconda superiore, poi abbiamo un 4,7 anticipatario e un 18,7 che invece è in ritardo con gli studi. Ora, la prima cosa che salta agli occhi, spero che si veda l'evidenziazione delle due caselle, è che i segmenti core delle due rilevazioni sono sostanzialmente coincidenti. Se noi al 78,5% di PISA togliamo il 2,8% dei ragazzi che frequentano i corsi di formazione professionale, otteniamo più o meno la stessa quota, ed è questo 75% di studenti sui quali noi concentreremo più tardi l'attenzione. Ora, è interessante per inciso sottolineare come in entrambe le rilevazioni gli anticipatari, un segmento abbastanza interessante, sono equamente suddivisi tra maschi e femmine, in gran parte frequentano i licei, sono pressoché tutti nativi, e quello che colpisce è che sono molto diffusi, molto più numerosi al sud piuttosto che al nord, dove sono veramente pochi. Ci sono delle regioni come Sicilia, Campania e Calabria, dove questa quota supera addirittura il 10%, quindi è una quota assolutamente rilevante. Ora, quali sono i punteggi che ottengono questi segmenti di popolazione? Non sto qui a soffermarmi su quelle che sono evidenze ormai note, cioè è chiaro, noi sappiamo come qui abbiamo i risultati in matematica, i maschi fanno meglio delle femmine, e questo sia in PISA che nelle rilevazioni nazionali, i licei fanno meglio degli altri indirizzi scolastici, i nativi meglio degli immigrati. Quello che a me qui preme sottolineare è il fatto che le due rilevazioni qui si parlano anche a un'evidenza descrittiva, e che vi è però una peculiarità, ovviamente anche qui naturale: se andiamo a concentrare l'attenzione sul confronto tra i regolari e gli anticipatari,
noi vediamo come, mentre in Pisa vi è una differenza nei punteggi, nelle relazioni nazionali questo non è, ma è anche naturale, perché in Pisa, parlando di quindicenni, stiamo parlando degli anticipatari che frequentano la terza superiore, quindi hanno un bagaglio di competenze e di conoscenze superiore a quello di chi regolare frequenta la seconda classe. Nelle relazioni nazionali non è così, perché stiamo parlando di studenti che, seppure in anticipo con gli studi, frequentano sempre la seconda e quindi ottengono i risultati in linea con i regolari. Ora andiamo a vedere i risultati per area. Anche qui non dico nulla di nuovo, non mostro nulla di nuovo, i divari territoriali ci sono e sono divari che presenti in entrambe le rilevazioni e pressoché analoghi in tutti i segmenti di studenti che si considerano, quindi sia tra i posticipatari, sia tra i regolari, sia tra gli anticipatari. Ora, una parte consistente della variabilità dei risultati in entrambe le rilevazioni è colta da un indicatore, che è quello del background familiare dello studente. Ora, in questa figura voi trovate riassunto per i due ambiti, nelle due rilevazioni, il rapporto tra le condizioni familiari, il background socio-economico e culturale della famiglia, che qui vedete espresso in ascissa nei vari grafici per decili, quindi sono i decili della distribuzione degli studenti in base all'ISCS, e il punteggio che ottengono questi studenti. Ovviamente anche in questo caso i punteggi sono distinti a seconda del segmento che si va ad analizzare. I pallini verdi sono i cosiddetti regolari, i pallini rossi sono gli anticipatari, i pallini blu sono i posticipatari. Che cosa si evidenzia? Si evidenzia che il rapporto è forte, quindi al crescere degli ISCS cresce anche la performance degli studenti, e questo è vero sia in Pisa sia nelle rilevazioni nazionali, è vero per tutti i segmenti di studenti che noi abbiamo considerato, però c'è una peculiarità nelle rilevazioni nazionali che dovrà essere ancora investigata anche in lavori che faremo sicuramente, e cioè che mentre in italiano il rapporto è positivo, ma va a decrescere all'avanzare dell'ISCS, in matematica no, questo rapporto è forte, anzi è crescente, e si apre un divario crescente tra i regolari e i posticipatari. Ora andiamo a effettuare un confronto tra gli studenti core. Quali sono? Abbiamo detto è quel 75% di studenti sia in Pisa sia nelle rilevazioni nazionali. Sono i tre quarti quindi degli studenti testati. Questo confronto ci consente di eliminare tutto ciò che può rendere differenti le due rilevazioni, quindi ci stiamo concentrando sulla stessa coorte di studenti. Quello che è importante però sottolineare in via preliminare è che Pisa e le rilevazioni nazionali ovviamente possiedono delle analogie, ma anche delle significative differenze nelle finalità, nel disegno della rilevazione, nei quadri di riferimento. In questa slide trovate riassunti tutti gli elementi di differenziazione tra le due rilevazioni, non sto qui a ricordarli tutti, si va appunto dalle finalità, ovviamente sappiamo, Pisa vuole dare un quadro complessivo del sistema, non necessariamente ovviamente Pisa deve restituire dei risultati che possano essere validi per la singola scuola, non è vero che Pisa è una rilevazione campionaria e per ogni scuola testa fino a, se non sbaglio, 40 studenti. Non è questa la finalità delle rilevazioni nazionali, che invece ha delle finalità diverse, ovviamente, cioè quelle di restituire a ciascuna scuola delle informazioni necessarie anche per un confronto con altre scuole. Vi sono differenze nel disegno, nei quadri di riferimento, anche nelle modalità stesse di risposta e nella natura dei quesiti. Quello che voglio dirvi è che queste differenze incidono ovviamente non tanto sui valori medi della performance degli studenti nelle due rilevazioni, che abbiamo visto sono molto simili, quanto nella varianza. Cioè queste caratteristiche si riflettono in differenze nella variabilità dei risultati delle due rilevazioni, e vedremo poi in che senso. Allora, qui ho riassunto la varianza delle due rilevazioni riferita al complesso degli studenti,
la linea blu, e agli studenti core, quindi a quel 75% di qui sopra. Cominciamo con PISA. Si evidenzia come, restringendo l'analisi agli studenti core, la variabilità diminuisce anche se di poco. Nelle rilevazioni nazionali si nota come la variabilità rispetto a PISA è maggiore, cioè vi sono più differenze tra gli studenti testati nelle rilevazioni nazionali, e non è indifferente a ciò il fatto che l'una è una rilevazione campionaria e l'altra è una rilevazione censuaria. Queste evidenze si confermano anche alla lettura di questa tavola. Allora, la varianza totale è maggiore nelle rilevazioni nazionali che in PISA, vedete il coefficiente di variazione che è diciamo superiore nelle rilevazioni nazionali. La varianza between school, cioè le differenze tra le scuole, è prevalente in PISA, quindi supera la differenza within, cioè quella interna ai singoli plessi scolastici, ed è più ampia che nelle rilevazioni nazionali. Ora, il fatto, in questa tavola voi vedete l'analisi svolta sia per tutto l'insieme degli studenti, sia sugli studenti core. Vedete come le cose non cambino granché passando, diciamo, dall'uno all'altro gruppo di studenti. Questo confronto è stato poi effettuato sulle stesse unità amministrative, cioè in entrambi i casi sono considerati i plessi scolastici e non gli istituti scolastici, cioè abbiamo cercato di rendere il confronto quanto più omogeneo possibile. Perché? Perché ovviamente anche il fatto che l'una rilevazione, PISA, prenda come unità di rilevazione il plesso scolastico, mentre le rilevazioni nazionali prende l'istituto, può incidere anche sulla varianza. Qui facciamo un confronto su base omogenea, e quindi quello che resta, le differenze che restano, dovrebbero essere imputabili, come dire, alla natura intrinseca dei quesiti, oppure alla diversa dimensione dei gruppi testati nelle due rilevazioni, che ricordiamo sono tutti gli studenti delle rilevazioni nazionali, mentre sono un gruppo di 40 studenti per PISA. Questi 40 studenti configurano, più che una scuola, ovviamente una classe all'interno di quella scuola, ovviamente una classe composta di studenti scelti nelle diverse classi di quell'istituto. Ora, concentriamoci sugli studenti core, quindi sempre quel 75%. Allora, andiamo a vedere innanzitutto la differenza tra le aree. La varianza complessiva e la quota between school è più elevata nel mezzogiorno. Contano però gli indirizzi scolastici, cioè la varianza between school, cioè la varianza tra i plessi scolastici, ovviamente detiene all'interno un'ulteriore fonte di variabilità, che è la differenza tra indirizzi scolastici. Abbiamo visto differenza molto, molto significativa. Anche qui noi abbiamo condotto un'analisi omogenea, cioè abbiamo escluso i corsi di formazione professionale, abbiamo escluso le scuole medie proprio per consentire un confronto omogeneo. Che cosa si evidenzia? Si evidenzia che contano molto gli indirizzi scolastici. Cioè, qui in lettura, in italiano, vedete come soprattutto in PISA la quota di varianza tra indirizzi scolastici pesa per circa la metà della varianza between school complessiva. Quello che è interessante notare è che al netto di questa varianza, vedete le parti evidenziate qui non so se è verde o blu, la varianza between school tra le due rilevazioni è pressoché la stessa. Quindi sono due rilevazioni che si parlano anche da questo punto di vista. Passiamo all'analisi multivariata. Allora, si parlano anche qui le due rilevazioni, cioè andando a fare un'analisi che tenga conto di tutti i fattori che incidono sulla performance scolastica e rendendo omogenea la scala di valutazione, perché qui abbiamo trasformato i punteggi in valori percentuali, quindi quei valori che voi trovate lì sono punti percentuali, quindi sono differenze in punti percentuali rispetto a un gruppo di riferimento che è qui nell'intercetta. Comunque non voglio soffermarmi sugli aspetti tecnici, quello che a me preme sottolineare con questa tavola e con quella successiva che riguarda la matematica è che anche l'analisi multivariata ci dice che le due rilevazioni restituiscono un quadro che è pressoché identico, cioè le distanze che si colgono attraverso i coefficienti stimati di questo semplice modello
insomma sono, il quadro è lo stesso. Quindi anche qui si evidenzia che cosa? Si evidenziano le differenze tra gli istituti, tra gli indirizzi scolastici, le differenze in PISA, non nelle rilevazioni nazionali, tra gli anticipatari e gli altri studenti, le differenze di genere, di cittadinanza e anche di area. La stessa cosa vale ovviamente per matematica. È interessante però andare a vedere, come dire, la mappa geografica che ci restituiscono questi coefficienti regionali, quindi una volta tenuto conto di tutti quegli effetti che abbiamo visto qui, quindi questi elencati in questa, nella tavola, restano dei coefficienti regionali. Andiamo a vedere quindi qual è il quadro territoriale che questi coefficienti stimati restituiscono. Il profilo del pattern territoriale restituito dalle stime è assolutamente simile a quello, diciamo, tra le due rilevazioni, soprattutto in matematica, vedete? In matematica c'è da dire dell'altro, cioè che le differenze territoriali sono ancora più marcate rispetto a italiano e più marcate nelle rilevazioni nazionali rispetto a Pisa. Quindi le regioni del nord-est, per intenderci, quelle che abbiamo visto prima, primeggiano in Italia, sono ancora più distanti dalle regioni meridionali. Veniamo all'ultimo punto, il matching di scuola per studente. Di che cosa stiamo parlando? Allora, un certo numero di studenti ovviamente ha necessariamente partecipato a entrambe le rilevazioni. Ovviamente, siccome le rilevazioni nazionali riguardavano tutti gli studenti della secondaria, della seconda classe superiore, una parte di quegli studenti, cioè i quindicenni, ovviamente ha dovuto rispondere anche al test PISA. Questa è un'occasione unica per condurre un confronto tra le due rilevazioni. Questi studenti sono stati identificati con codici diversi nelle due rilevazioni. Il lavoro svolto dai ricercatori dell'Invalsi ha consentito di matchare, cioè di mettere insieme, di connettere i codici degli studenti che hanno partecipato a entrambe le rilevazioni. Non è stato ovviamente un lavoro facile ed è un lavoro ancora parziale, perché ovviamente questo matching, questo esercizio risente della capacità organizzativa, dell'efficienza delle singole scuole nel condurre univocamente allo stesso studente i due codici PISA e Invalsi. Si tratta di 830 scuole e 10.364 studenti che hanno partecipato a entrambe le rilevazioni. Ovviamente le 830 scuole che hanno partecipato sia a PISA sia alle rilevazioni nazionali non è che vi abbiano partecipato, come dire, con tutti i loro studenti, quindi stiamo parlando sempre di un gruppo di studenti che in quelle scuole ha partecipato a PISA, mentre tutti dovrebbero aver partecipato alle rilevazioni Invalsi. E innanzitutto, prima di farvi vedere l'evidenza tratta da questo confronto uno a uno, sia tra scuole sia tra studenti, è preliminarmente importante sapere se le scuole per le quali si è reso possibile questo matching, e quindi gli studenti matchati, siano rappresentative dell'universo delle scuole oppure abbiano delle caratteristiche peculiari, se siano meglio o peggio rispetto al resto delle scuole. In altre parole, bisogna vedere se questo matching è casuale oppure no. E ovviamente, dicevamo prima, il fatto che una scuola abbia organizzato in maniera efficiente le rilevazioni assegnando correttamente i codici agli studenti e poi riconducendo entrambi i codici allo stesso studente è di per sé un indicatore di qualità di quella scuola. E quindi non dovrebbe sorprendere, se le differenze, diciamo, vi fossero, che queste scuole riportassero anche dei risultati migliori. Poi, altra questione, diciamo, metodologica importante, è sapere se all'interno delle scuole che hanno partecipato a entrambe le rilevazioni e quindi hanno condotto bene l'esercizio di matching dei due codici, gli studenti che hanno risposto a PISA sono studenti diversi da tutti gli altri. Questo ha delle implicazioni di policy, insomma, non irrilevanti. Allora, ecco i risultati. Allora, vedete come le scuole e gli studenti per le quali è stato possibile fare il matching ottengono risultati migliori
rispetto alle altre. Vedete che la differenza tra i punteggi è statisticamente significativa, è una semplicissima statistica TD Student. Questo è vero sia per PISA sia nelle rilevazioni nazionali. E come dicevamo prima, il matching individuale degli studenti è stato favorito dal lavoro svolto dalle scuole e quindi non sorprende che queste scuole abbiano riportato dei risultati migliori. Ora veniamo alla seconda questione metodologica, e cioè, considerando le scuole che hanno partecipato a entrambe le rilevazioni, gli studenti che hanno, diciamo, matchati, quindi quelli che hanno risposto a PISA e che quindi dovevano rispondere al test degli invalsi, ma che hanno risposto anche al test PISA, sono studenti diversi dagli altri? Vedete come la differenza sia minima in italiano, statisticamente significativa, sia statisticamente non significativa in matematica. Se noi facciamo una media delle due materie, vediamo come i due gruppi di studenti, cioè quelli che in queste scuole hanno partecipato solo al test invalsi e quelli che hanno partecipato anche al test PISA, ottengo dei risultati sostanzialmente analoghi, il che vuol dire che in queste scuole il matching degli studenti è risultato casuale, quindi queste scuole sono state brave nel matchare gli studenti e infatti risultano aver partecipato entrambi le indagini, ma all'interno di queste scuole quelli che hanno fatto PISA sono estratti casualmente, diciamo così, dagli studenti di quegli istituti. E questo è assolutamente fondamentale, credo, dal punto di vista, diciamo, di policy nel condurre queste indagini. Perché? Lo vedremo nella slide conclusiva della mia presentazione. Andiamo a vedere prima però i risultati, appunto, di questo matching. Vedete come prendendo nella parte superiore le scuole e nella parte inferiore gli studenti, quindi sopra abbiamo gli 830 puntini corrispondenti alle scuole merciate. E ovviamente all'interno di queste scuole il valore medio che è stato calcolato è il valore che tiene conto anche degli studenti che non hanno risposto a PISA, ovviamente, è il valore medio di quelle scuole. Quindi sia per le scuole sia per gli studenti sotto, quei 10.364 studenti, vedete come la relazione sia forte, quindi le due indagini si parlano molto, il coefficiente di correlazione, soprattutto in matematica, è molto elevato. Si nota come in matematica, torniamo a una delle slide precedenti, la variabilità dei risultati nelle rilevazioni nazionali è superiore a PISA. È curioso vedere come, grafico in basso a sinistra, vi è un nutrito gruppo di studenti che, diciamo, distaccandosi dal gruppone di quelli per i quali, diciamo, i punteggi pressoché corrispondono, ottengono dei risultati superiori alla media nel test invalsi, ma di gran lunga inferiori alla media in PISA. Questo è un aspetto, diciamo, interessante, insomma, è interessante cercare di spiegare perché questi studenti poi alla fine ottengono questi risultati così diversi nelle due rilevazioni. Vado a concludere. Le ultime due slide, le conclusioni fondamentali, principali sono queste. Le due rilevazioni si parlano e come, sono indagini confrontabili. In Italia abbiamo visto che 3 quindicenni su 4 frequentano la seconda classe della scuola secondaria di secondo grado. Le diverse regioni differiscono tra loro nella composizione della popolazione testata. Vi può essere la possibilità di affinare il confronto tra le due rilevazioni concentrandoci sugli studenti core, cioè quindi i quindicenni in seconda classe, e questo confronto cosa ci restituisce? Ci dice che così facendo si accresce la similarità nel pattern dei risultati delle due rilevazioni, in entrambi i casi contano allo stesso modo, vi ricordate anche i coefficienti di quelle semplici regressioni, il background familiare, la cittadinanza, il genere, la tipologia di scuola, l'area geografica, insomma contano più o meno allo stesso modo in entrambe le rilevazioni. Per entrambe le materie l'ordinamento delle singole regioni è molto simile, anzi nelle rilevazioni nazionali abbiamo visto che le differenze tra le aree sono ancora più marcate rispetto a PISA.
coerente anche il posizionamento delle singole scuole e dei singoli studenti, perché abbiamo visto che sono i punteggi delle singole scuole e dei singoli studenti che hanno partecipato a entrambe le rilevazioni sono altamente correlati. E qui veniamo allo spunto di policy. Nel 2015 la comparabilità tra le due rilevazioni si accrescerà, perché l'indagine PISA sarà condotta non più solo sui quindicenni, ma anche sugli altri ragazzi che frequentano la scuola secondaria di secondo grado, quindi questo dovrebbe avvicinare ancora di più le due rilevazioni. Però è molto importante sapere che non è indispensabile per il policy maker italiano sovraccampionare PISA per avere dei risultati che siano, come dire, affidabili dal punto di vista statistico per tutte le regioni, perché c'è già la rilevazione nazionale dell'Invalsi che ci restituisce un quadro di sistema che è del tutto simile a quello che ci restituisce l'indagine PISA. Io vi ringrazio e ho concluso. Siamo arrivati quasi alla fine della lunga carrellata di interventi, perché ritorna in scena Carlo Di Chiacchio, che presenta l'analisi delle tendenze nel tempo. Grazie. Allora, a conclusione dei nostri lavori, vi presenterò l'analisi degli andamenti sin dal ciclo 2000 per quanto riguarda i tre domini di indagine. Come sapete, l'Italia è uno dei pochi paesi che partecipa in PISA sin dal suo esordio, quindi noi abbiamo a disposizione una grande quantità di dati per raffinare il quadro descrittivo degli andamenti. Come vedrete, siamo partiti da una descrizione basata esclusivamente sugli andamenti medi, fino a cercare di vedere e di provare a capire quali caratteristiche degli studenti e del contesto scolastico colgano le dinamiche di cambiamento nei vari cicli, per poter meglio capire o comunque sia porsi delle domande rispetto ai risultati. Pertanto la presentazione toccherà essenzialmente tre punti: appunto la dinamica dei risultati italiani nei diversi cicli, le analisi dinamiche delle caratteristiche attraverso il contesto nazionale e l'applicazione di analisi molte variate nel periodo soprattutto 2006-2012 per vedere come spiegare al netto di alcune caratteristiche le differenze di tipo territoriale, di tipo di scuola, e anche di studiare come questi variano dal punto di vista degli effetti di composizione. Allora, in questa prima slide potete vedere qual è l'andamento sin dal 2000 dei risultati italiani in lettura, scienze e matematica. Vedete che in ciascun anno di rilevazione le linee sono caratterizzate da un pallino, da un indicatore di dimensione maggiore. In quel caso sta a significare che in quell'anno di rilevazione quel dominio era dominio di rilevazione principale. Come già potete vedere a un primo sguardo, dal 2000 al 2012 c'è stato un passaggio che è andato verso il basso nel 2006 e una netta ripresa dal 2006 al 2009. È una sostanziale conferma in qualche modo del risultato ottenuto nel 2009 nel presente ciclo. In quest'altra slide invece il tentativo che abbiamo fatto è stato quello di andare al di là dell'andamento singolo
per dominio, ma cercare anche di confrontare in maniera diacronica e all'interno dello stesso ciclo le prestazioni e i rendimenti nei vari domini. Per fare questo abbiamo calcolato le differenze rispetto a una media internazionale costruita sulla base di un pool di paesi che è rimasto continuo, quindi è rimasto costante nella sua partecipazione dal 2000 in poi. Quindi questo ci permette di dire che cosa? Questo ci permette di confrontare in termini relativi all'interno di uno stesso ciclo i vari domini di indagine, ma anche di vederne in maniera più appunto relativa l'andamento e l'avvicinamento o meno dalla media internazionale. Come potete vedere, bisogna anche fare una precisazione che nei cicli nei quali un dominio particolare, ad esempio nel 2000 il dominio principale di indagine era lettura, quindi i dati, la precisione dei dati disponibili all'epoca era maggiore rispetto alla precisione dei dati ottenuti per scienze e matematica. Nonostante ciò, però, quello che ci interessa è il confronto in termini quali quantitativi. Allora, come potete vedere, il dato tendenziale di una ripresa sostanziale dal 2006 al 2009 è maggiormente caratterizzato, e questo soprattutto per la matematica. Come vedete, la matematica ha una linea molto più inclinata rispetto alle altre, a scienze e a lettura. Per esempio, nel 2006 si passa da uno scarto negativo di 35 punti dalla media internazionale a uno scarto negativo di poco meno di 15 punti. La stessa cosa succede per lettura e scienze. Volendo potremmo fare anche una sorta di ordinamento dei domini, e da questo possiamo dire che lettura è il dominio nel quale, diciamo, la differenza rispetto alla media internazionale è minore in relazione agli altri due domini di indagine. In questo grafico invece, questo grafico vi mostra come sono cambiati nel tempo, nel confronto fra domini principali, i low performers e i top performers, cioè gli studenti che stanno sotto il livello 2 e gli studenti che stanno sopra il livello 5. In realtà gli indicatori stanno a i valori relativi agli indicatori sono le differenze fra i cambiamenti dei low e dei top. Quindi nel 2003 e il confronto 2003-2012 per quanto riguarda la matematica, il pallino blu e il pallino rosso evidenzia lo scostamento per l'Italia, mentre invece la crocetta viola e il triangolino verde fa vedere quali sono le differenze della media internazionale, dell'Ocse. Questo è il confronto dell'Ocse. Quindi, come vedete, la distanza che c'è tra il confronto 2003-2012 e 2006 e 2012 è più ampia. Quindi sostanzialmente nel confronto 2006-2012 la percentuale di low performers si è abbassata di più di 8 punti, e contestualmente è aumentata la percentuale di studenti high performers, quindi che sono ai livelli alti di competenza, di 4 punti, cosa che invece non è accaduto, come vedete, per l'Ocse, che invece sono molto sovrapposti il triangolino e la crocetta. Quindi lo scostamento che c'è tra low e high performers nelle due rilevazioni è minore di quello italiano.
Nel confronto invece 2009-2012, le differenze low performance, high performance, sia per l'Italia che per l'Ocse, sono abbastanza vicine tra loro. Questo anche per sostanziare ancora di più come quale sia stato il movimento non solo dei punteggi medi, ma anche in quali fasce di punteggio si sono caratterizzati gli scostamenti. La stessa cosa è rappresentata per lettura. Come vedete, nel 2000, dove lettura rispetto al 2012, dove lettura era dominio principale, gli scostamenti italiani sono leggermente diversi da quelli OCSE. E anche per lettura è confermato appunto il dato che dal 2006 al 2012 l'ampiezza dei movimenti low high è maggiore dei movimenti internazionali. Lo stesso risultato è evidenziabile in scienze. Il confronto 2009-2012 si caratterizza appunto per un ravvicinamento, diciamo così, dell'Italia alla media OCSE, anche se sostanzialmente noi otteniamo punteggi lievemente inferiori alla media internazionale, però diciamo, ci stiamo avvicinando rispetto alle diverse fasce di punteggio nei livelli alti. Nei livelli bassi. Se andiamo ad analizzare lo stesso dato per quindi i differenziali con la media italiana tra le diverse macro aree geografiche, vedete che soprattutto nord-ovest e nord-est hanno un comportamento abbastanza omogeneo rispetto all'andamento degli andamenti. Innanzitutto, ancora una volta, come potete vedere dalle figure, le aree settentrionali si caratterizzano per degli scarti di tipo positivo rispetto alla media nazionale, mentre invece sud e sud isole si caratterizzano per scarti negativi. Sostanzialmente però, diciamo, l'andamento nel tempo nelle aree settentrionali tende ad avvicinarsi alla media nazionale, pur essendo uno scarto positivo. Se invece focalizziamo l'attenzione sull'area PON, abbiamo un quadro abbastanza omogeneo, sia se consideriamo i punteggi, diciamo così, medi, che anche gli scarti relativi alla media nazionale. Allora, scusate, qui non si vede bene la parte in fondo. Ah sì. Allora, considerando i cicli 2006, 2009 e 2012, dove i dati per quest'area sono più attendibili, come vedete è possibile identificare una differenziazione fra i domini nel tempo. Nel 2006 gli scarti dalla media sono abbastanza vicini fra loro, mentre invece nel 2009, pur riducendosi, scienze soprattutto rimane con uno scarto elevato, mentre invece matematica e lettura si avvicinano molto fra loro, e poi nel 2009, diciamo, c'è una differenziazione, ma che sostanzia la stabilità del risultato. Se andiamo a caratterizzare l'andamento delle regioni nell'area PON e quindi rispetto al loro andamento medio, vedete che Calabria, Puglia e Sicilia hanno un andamento abbastanza simile. La Campania ha un trend lineare un po' più netto. Volevo farvi vedere, ecco.
scale differenziali invece il quadro diciamo che viene fuori è maggiormente rappresentativo di una differenziazione di tipo territoriale. Questo probabilmente è dovuto a caratteristiche interne proprio. La Campania, come potete vedere, ha un pattern, in questo caso i differenziali sono rispetto all'area PON, ha un andamento contrario alle regioni Calabria e Puglia. In Calabria c'è una maggiore differenziazione dei differenziali a partire dal 2006, che poi si avvicinano nel 2009. Comunque in tutte, ancora una volta, è confermato il dato dell'incremento tra il 2006 e il 2009. È sostanziale vedere il dato della Puglia che si caratterizza per scarti positivi a differenza delle altre regioni. Allora, finora abbiamo parlato di quello che è l'andamento medio legato ai punteggi, quindi abbiamo sostanziato l'analisi soprattutto per quello che riguarda l'osservazione dei punteggi medi. L'analisi successiva invece, che è rappresentata in questa tabella, è quello di cercare di vedere come nei tre domini e nei cicli di indagine i movimenti e quindi le differenze di rendimento possano essere spiegate da effetti legati a caratteristiche sia di tipo contestuale sia di tipo individuale, e ancor più come queste variano nel tempo per poter spiegare gli effetti stessi dei cambiamenti delle medie. Quali sono le caratteristiche che sono state individuate? La tipologia di istruzione, l'anno di scolarità, la macroarea geografica, il genere, lo status di migrazione e l'indice socioculturale calcolato sia a livello individuale sia a livello scuola, medio di scuola. Per esempio, quello che sostanzialmente possiamo vedere se noi andiamo a vedere la tipologia di istruzione, abbiamo ad esempio che gli istituti tecnici, che è la seconda riga, in confronto ai licei in lettura diminuiscono in qualche modo il gap, mentre invece in matematica questo effetto risulta pressoché costante, mentre invece in scienze c'è una diminuzione. La stessa cosa si può dire ad esempio se confrontiamo la differenza che c'è tra gli studenti che frequentano la prima secondaria con gli studenti che frequentano il livello 10. Come vedete, il coefficiente, la differenza di punteggio tra questi due gruppi è negativa, quindi gli studenti di prima secondaria vanno peggio e negli anni e nei domini il dato è rimasto pressoché costante, intorno ai 40-42 punti. Se invece confrontiamo i dati con del gruppo degli studenti che invece frequentano la terza, abbiamo un vantaggio in media di 15-20 punti. Il sud è l'area che registra il miglioramento più forte rispetto al nord-ovest in questo caso, ma poi vedremo anche in generale, rispetto alle altre macroaree geografiche. Se prendete l'andamento in lettura dal 2006 al 2012, passiamo da una differenza di meno 61 punti a una differenza di circa meno 40 punti.
Bene, questo tipo di analisi ci ha permesso di vedere come nel tempo cambiano gli effetti di variabili di tipo contestuali sui singoli andamenti, però è anche interessante vedere come si sostanzia il risultato in determinate caratteristiche. Ad esempio qui abbiamo il risultato per la tipologia di istruzione, tenendo conto di tutte queste caratteristiche, tutte le precedenti caratteristiche che hanno agito nel tempo. Quindi sostanzialmente quello che noi stiamo facendo è calcolare come la performance media cambia se noi teniamo conto di tutte le variazioni di tipo contestuale o di caratteristiche dello studente che hanno agito nella dinamica delle rilevazioni, e questo ci permette di avere un dato di confronto più raffinato rispetto al dato medio. Allora, come vedete, qui sono stati calcolati i differenziali rispetto alla media italiana proprio nella condizione di controllo delle variabili che precedentemente abbiamo visto. Quindi, come vedete, i licei si caratterizzano per uno scostamento positivo rispetto alla media, però nel 2012 peggiorano leggermente. Se andiamo a vedere le altre tipologie di istruzione, possiamo vedere che la loro distanza rispetto alla media nazionale, diciamo, migliora, si avvicina di più rispetto invece che ai licei. Come vedete, ad esempio, per gli istituti professionali si passa da circa un meno 38, meno 40 a un meno 30. La stessa cosa è evidenziabile, quindi, se invece focalizziamo l'attenzione sulle macro aree geografiche, e questo sempre se teniamo conto delle variabili che abbiamo visto precedentemente. Il centro, come vedete, è l'area geografica che in qualche modo risente di più di questo avvicinamento verso la media. In questo caso invece abbiamo un esame di come di quali sono le differenze tra lo status di immigrazione, e quindi il confronto nel tempo della performance rispetto alla media italiana tra nativi e immigrati di seconda generazione e immigrati di prima generazione. Un ulteriore elemento di sintesi che è stato effettuato è quello di considerare l'insieme dei tre domini, questo per vedere, per avere una caratterizzazione della performance media negli anni di ciclo, tenendo conto di tutte le variabili di tipo individuale e contestuale. Se voi focalizzate l'attenzione, l'anno di riferimento in questo caso è il 2006, quindi se voi focalizzate l'attenzione sui coefficienti legati al 2009 e 2012, vedete che la performance i coefficienti sono abbastanza simili fra loro, quindi questo significa che la performance media è abbastanza simile rispetto al 2006. Un ulteriore passo di analisi è stato quello di vedere, di osservare in quali precise fasce di punteggio era maggiormente esplicabile il vantaggio rispetto al 2006. Questo per a che cosa è servito? Non solo a dare un'informazione sintetica sui tre domini e in quali porzioni di abilità c'è il vantaggio, ma anche di sostanziare, di descrivere
come gli effetti delle diverse variabili di controllo agiscono sulle singole porzioni di punteggio. La distribuzione è stata divisa in quantili, li vedete 10, 25, 50, 75 e 90, e all'interno di queste sono state fatte girare delle regressioni. Un elemento che è stato tenuto in considerazione è il fatto che per un determinato anno una materia era dominante, era dominio rilevante dell'indagine. Allora, se voi vedete il coefficiente materia specie anno, allora vedete che questo coefficiente, quindi l'incremento del punteggio, si abbassa passando dalle porzioni basse, quindi dalle fasce basse di punteggio, alle fasce elevate. Quindi è come se in qualche modo gli studenti, diciamo, meno bravi investissero in qualche modo di più, anche se PISA non può essere definito un test, come mi ha detto, high stake, però diciamo questo è un dato che può essere utile. Questa è diciamo così, il riassunto della regressione quantilica. L'anno di riferimento, come vi dicevo, è il 2006, e come vedete lo scarto è positivo nelle diverse fasce di punteggio, perché appunto c'è una maggiore performance tra 2009 e 2006, così come tra 2012 e 2006, ma come vedete il beneficio maggiore, diciamo così, lo scarto maggiore è a carico delle fasce, diciamo, di punteggio più basse rispetto alle fasce di punteggio più elevate. Ultimo esercizio è la diciamo così, descrizione della performance regionale per gli anni 2009 e 2012, e questo è stato fatto proprio per tener conto della complessità del sovracampionamento, quindi permette una stima più accurata dei differenziali, e qui sono state fatte girare le stesse analisi per regione, tenendo conto di tutti i fattori precedentemente elencati. Quindi, come vedete, c'è una caratterizzazione nord-sud, e vedete il dato della doglia che va in controtendenza rispetto alle altre regioni, e sostanzialmente quello che si vede è che in certe regioni c'è un innalzamento, diciamo così, della media rispetto al dato nazionale per il 2012, altre volte invece questo dato è in controtendenza rispetto al 2009. Grazie. Mi sembra che in quanto a numeri abbiamo avuto qua un piccolo saggio, insomma, questo è il motivo per il quale PISA c'è ogni 3 anni, perché non potremmo fare, come dire, resistere a tanti dati ogni anno. A parte gli scherzi, adesso vorremmo aprire il dibattito, quindi vi preghiamo, per favore, chi è interessato a fare domande, osservazioni e quant'altro, di avvicinarsi qui al tavolo, oppure a Cristina, e vi preghiamo gentilmente, anche se poi molti di noi sono conosciuti agli altri, comunque di presentarsi e comunque dichiarare l'istituzione di afferenza, in modo tale che sia poi anche per tutti più facile seguire ed intervenire.
gli spunti sono stati tantissimi e quindi penso che l'informazione. Tito Bianchi del Dipartimento Politiche di Sviluppo, diciamo, tanti stimoli su cui diciamo, studieremo nei prossimi mesi. Volevo solo reagire alla, diciamo, alla raccomandazione che faceva il collega della Banca d'Italia sul fatto di non continuare a finanziare questo sovraccampionamento che darebbe dei dati di scala regionale anche per Pisa, visto che adesso ci sono i dati invalsi che sono comparabili. Diciamo, naturalmente questa scelta poi la valuteranno altri ragionando su vari aspetti. No, volevo solo far notare che diciamo, ci sono due invece elementi a favore di continuarla, sarebbero da un lato che ci abbiamo una serie su cui abbiamo negli anni passati che qui c'è un problema che va e viene, comunque abbiamo impostato la manovra incentivante degli obiettivi di servizio su questo indicatore e bisognerebbe vedere se rompere questa serie, adottare meccanismi incentivanti con un altro indicatore comporterebbe probabilmente di reimpostare se si vuole continuare questa cosa, ma più importantemente mi sembra che diciamo, con questa indagine consentiamo alle regioni di confrontarsi con un benchmark internazionale che il dato della rilevazione nazionale non consentirebbe, quindi potrebbe essere un interesse magari delle regioni se non del centro di finanziare questo sovraccampionamento per vedere come si collocano rispetto alla media OCSE. Solo questo volevo dire. Mentre raccogliamo altri interventi su questi due aspetti, ovviamente sono molto importanti, però diciamo, sottolineerei il fatto che l'idea è di non avere necessariamente innanzitutto il sovraccampionamento, quindi fermo restando la possibilità per una regione di averla, di chiederlo e di garantirselo, sottolineerei che in realtà l'altro aspetto è quello di avere contemporaneamente un doppio campione in Pisa, ovvero sia in Pisa c'è l'opzione di avere il Pisa normale, quindicenni, e il Pisa grado 10, che sarebbe pienamente e perfettamente comparabile con le rilevazioni nazionali perché avrebbe integralmente la stessa popolazione di riferimento e quindi dovrebbe costituire la modalità per l'invalsi di garantire quel benchmarking internazionale dei dati nazionali. Come? Operando diciamo, un ancoraggio diciamo, parziale delle rilevazioni nazionali a quelle internazionali, non sugli items perché non è possibile per la modalità di utilizzo degli items PISA, ma sulle teste, se mi passate il termine, che è quello che peraltro Invalsi sta già facendo all'interno del paese per le rilevazioni di quinta primaria e gradatamente estenderà diciamo, anche gli altri gradi. Salve, sono Giorgia Squini della Sapienza. Voglio rimarcare due cose che mi sembrano positive e che fino adesso anche nei commenti che ci sono stati alla conferenza stampa di questa mattina non sono usciti. Uno, c'è un obiettivo strategico, quello fissato dalla Comunità Europea, che è la riduzione dei low performer. E mi pare che i dati siano positivi. Sicuramente per scienze e lettura sono scesi sotto il 20% ed erano sicuramente sopra. Per matematica non mi ricordo il dato precedente, però mi sembra che la tendenza fortunatamente sia in recupero. Anche l'ultima analisi presentata da Carlo Di Chiacchio, che il vantaggio è maggiore per le fasce più basse, va in questa direzione, il che credo che sia un risultato da rimarcare notevolmente. L'altra cosa, non se ne è parlato nel dettaglio, ma ho avuto qualche indizio dalla relazione di Montinaro, che è anche la varianza fra le scuole, che era il nostro dato più preoccupante nella rilevazione 2009, mi pare che fossimo secondi solo all'Argentina, sia decisamente in contrazione, cioè che le differenze fra le scuole si siano nettamente riducendo. Non c'era il dato internazionale, la comparazione, ma da alcuni indizi che sono venuti fuori mi sembra che si vada in questa direzione, quindi chiederei un'eventuale conferma e sarebbe un secondo aspetto positivo da rimarcare, segno che un effetto diciamo di cercare di ridurre questi abissi che ci sono fra i tipi di scuole e fra le scuole stesse all'interno della stessa tipologia scolastica sia un altro elemento positivo. Dopodiché, nonostante il controllo delle variabili, gli abissi interni che restano fra nord e sud, fra licei professionali, mi sembra che siano ancora veramente la croce grossa da affrontare da sempre, mi sembra, in queste rilevazioni.
Sicuramente quello che dici tu, Giorgio, c'è, soprattutto in termini di riduzione di studenti con performance basse. È chiaro, è un avvio. Il tema poi, e qui mi aggancio invece al secondo aspetto, nella riduzione della variabilità tra scuole, questa è un, come dire, un guadagno nel senso più alto del termine, se e solo se esso si accompagna a buoni risultati generalizzati, perché una, come dire, una differenza, una riduzione delle differenze, se non è associata ad un miglioramento nei risultati, come dire, adesso non vorrei sembrare semplicistico, ma voglio dire, l'equità si può fare in due modi fondamentalmente, ci siamo capiti, e la vera sfida è farla nel modo nobile. Questo è il vero tema, quindi sicuramente questo aspetto c'è, sicuramente, come dire, dobbiamo fare leva su questo aspetto, perché poi vanno anche tratti messaggi positivi che emergono dall'indagine, ma dobbiamo stare attenti a non dare a questo poi una interpretazione assolutoria che purtroppo nei dati non c'è. Come tu stesso dicevi, questi abissi sconfortanti, anche laddove non trovano una giustificazione così marcata nel contesto socio-economico culturale di riferimento. Mi riferisco, nel caso specifico, nel Lazio, quell'ultima slide. Adesso capisco che il freddo e la quantità dei dati non abbia facilitato, come dire, l'intuizione della serietà di quel grafico, pur tuttavia vediamo che quel differenziale negativo, al netto di tutta una serie di elementi, vede il Lazio che non trova le ragioni che possiamo rinvenire in altre regioni, vede il Lazio da tempo, perché parliamo già, se non ricordo male, del 2009, arretrae. Questo è un dato che ci deve fare assolutamente pensare, anche perché ha un riflesso, come dire, direi perfettamente speculare nei dati delle rilevazioni nazionali. E quindi questo ci deve fare indurre, ci deve indurre a pensare questi dati in tutti i loro aspetti. Io credo che sia fondamentale l'apporto che può dare Pisa allo studio e a rimarcare gli aspetti sull'equità, però ribadisco che è come una tessera del domino. L'equità è un buon concetto nel momento in cui l'altra metà della tessera sono i buoni risultati generalizzati. Viceversa, ragionare solo su metà tessera del domino è pericolosissimo, a mio giudizio. Ma io no, facevo solo una presentarsi, anche sì, se scusate, Vittoria ci conosciamo, no, la vita. Io sono Vittoria Gallina e mi occupo di queste cose da parecchio tempo. No, una piccolissima critica, ma i BES oramai sono entrati come una caratteristica della pubblica istruzione. Qui non avete tenuto conto degli ipovedenti, perché io non vado col bastone bianco, ma guardate che leggere quelle paginate di dati che ci avete ammollato, oltre al freddo, proprio ci fa fare un lavoro veramente notevole. No, io sono molto d'accordo con l'ultima risposta che dava Ricci, perché mi sembra che complessivamente, non voglio essere ottimista, poi io non sono mai ottimista, ma questi dati ci cominciano a far vedere che qualche cosa può cambiare in positivo. Mi restano la mia perplessità antica, no? Che noi qua andiamo a verificare gli studenti che entrano dentro questi percorsi di studio più che rispetto all'esito, perché appunto lo studente che qui viene presentato come i licei, non sono i licei ma sono quelli che si sono orientati verso questa scelta. E questa è una cosa su cui dobbiamo riflettere, anche perché io credo che l'istruzione secondaria sta cambiando e il rischio di quel mosaico che ci abbia il tassello che si allunga in una maniera non nel senso dell'equità ma dell'abbassamento esiste comunque. Il grosso problema è che quello mi interesserebbe molto del tipo di interrogazioni che da Pisa possono venire al Sistema Nazionale di Valutazione, quindi le risposte che il Sistema Nazionale di Valutazione potrebbe dare è di andare a interpretare
un po' meglio i buchi paurosi anche laddove invece sappiamo che ci abbiamo messo dei soldi. Cioè, a me i risultati dell'obiettivo convergenza mi preoccupano moltissimo e appunto mi domandavo, poi io proprio non ci vedo, però credo che queste cose lì non ci fossero, questa analisi sacrosanta che voi avete fatto di focalizzare l'obiettivo convergenza, perché è un messaggio politico di estrema importanza, lo hanno fatto altri paesi che hanno finanziamenti dello stesso tipo, cioè questo è un filone che va seguito, come anche andare a vedere un po' meglio, e qui appunto io non lo so se c'è un problema di costi, poi lo dovete vedere se conviene continuare i sovracampionamenti di Pisa o no, questa è una cosa che secondo me va discussa con grande attenzione, però sicuramente per esempio come si stanno variando un po' i tecnici rispetto a quello che è il quadro precedente, mi pare, e invece questo pezzo che viene fuori, la differenza tra i professionali e i centri di formazione professionale, che tenendo conto che poi adesso lì si muoverà l'apprendistato o altre cose, sono cose su cui noi dobbiamo stare molto attenti. Ecco, devo dire che più che il fatto che coincidono abbastanza, diciamo, Pisa con le rilevazioni nazionali, mi interesserebbe molto di più invece poter andare a vedere che cosa in più con le rilevazioni nazionali possiamo andare a vedere rispetto ai risultati di Pisa. Luisa Ribolzi, Anvur, una domanda e una curiosità. La domanda è: come è stato trattato nel campionamento di Pisa 2012 la variabile pubblico-privato e quindi se è utilizzabile per analisi di secondo livello, e la se è stata trattato, se è casuale. E la seconda domanda, e la seconda è una curiosità, sarebbe bello, ma non so se ci sono gli elementi per farlo, analizzare, vedere se è possibile capire le motivazioni delle due regioni che vanno in controtendenza, cioè come mai la Liguria va peggio dell'area in cui sta e come mai la Puglia, dedotto l'effetto Stellacci, va meglio, e che infatti è venuto a Roma dal 9 al 12, mi dispiace, ma siete peggiorati. No, a parte le battute, non sono freddure perché non era il caso. Ecco. La seconda è solo una curiosità, cioè non la metto lì, come, siccome so che fate un miliardo di elaborazioni, potrebbe essere interessante al fine delle politiche, soprattutto quelle che sono influenzabili, sono determinabili a livello locale, chiaro che a livello nazionale sarà poi più complicato, ma soprattutto la prima è una banale domanda. Grazie, sono Michela Maier, ho lavorato all'Invalsi, adesso non più. Un paio di domande e osservazioni. Uno è relativo alle scienze, nel senso che sì, è vero, i dati nazionali sembrano analoghi ai dati PISA, però abbandoniamo le scienze a questo punto totalmente, mi sembra importante, sia perché sono uno degli obiettivi che ci viene richiesto a livello internazionale, sia perché bisogna riflettere sul fatto che siamo uno dei pochissimi paesi al mondo, se non l'unico, che non considera le scienze un strumento tale da essere degno di test nazionali, e quindi la domanda è: che cosa pensate di fare rispetto a questo? L'altra domanda, mi è interessato moltissimo tutto, ma in particolare questo confronto, è stato fatto un confronto fra i dati PISA e i dati nazionali del 2012. Però mentre noi sappiamo che per i dati PISA è possibile fare un trend, perché abbiamo tutti questi anchor item o link item, sappiamo anche che per i nazionali non è possibile. Quindi la mia domanda è, si può? No, perché non abbiamo... Sì? Abbiamo link item tra gli anni e gli altri? Ah,
allora sono io che sono malinformata, chiedo scusa. E in ogni caso quella domanda era appunto come possiamo pensare, se possiamo pensare che anche su anni diversi possiamo vedere questa analogia che mi sembra molto interessante, ma che mi sembra che possa portare a due decisioni diverse. Una è quella di ridurre il sovraccampionamento e l'altra potrebbe essere quella di invece campionare i dati nazionali e così risparmiare un po' di soldi e soprattutto molte lotte. Iniziamo a dare un primo round, diciamo, di risposte, nel senso che sulla questione, parto dalla coda, se non c'è PISA non c'è osservazione nelle scienze. Ovviamente le scienze ci sono in altre indagini internazionali ai livelli più bassi, però è evidente che c'è un problema poi anche nel secondo ciclo. L'intenzione dell'Invalsi sarebbe quella di introdurre indagini campionarie nazionali nelle scienze, partendo con un livello campionario. Potrei dire sinteticamente la stessa cosa per quanto riguarda il problema dell'ancoraggio. Dicevo prima che l'obiettivo, la modifica immaginata su PISA 2015 non mira solamente ad eliminare il sovracampionamento, ma mira ad ancorare le indagini nazionali a quelle internazionali e quindi implicitamente anche ad ancorarle nel tempo, date le caratteristiche di ancoraggio nel tempo che ha PISA. Più in generale, per quanto riguarda l'ancoraggio delle indagini nazionali, nei prossimi mesi l'Invalsi dovrebbe produrre le prime stime ancorate per la quinta primaria e quindi questo è un processo di costruzione di dati ancorati anche per le rilevazioni nazionali che gradualmente si sta portando avanti. Lo si sta portando avanti, piccola parentesi diciamo più metodologica tecnica, non tramite lo strumento che viene normalmente adoperato nelle indagini internazionali, che è quello dei link item, che si può fare laddove le rilevazioni hanno degli item che sono segreti e quindi sono replicabili da un anno all'altro, ma lo sta facendo operando sulle teste, quindi diciamo avendo più rilevazioni che mi comparino un sottoinsieme di persone e quindi sulla base di questo ancoraggio delle persone tra due rilevazioni avere poi l'ancoraggio dell'intera serie nazionale. Brevemente sempre sui chiarimenti, pubblico-privato, Carlo correggimi, è una variabile di strato e comunque diciamo, è una variabile identificabile diciamo, nei dati PISA, ovviamente la stessa caratterizzazione è disponibile nei dati delle rilevazioni nazionali, quindi anche lì è eventualmente adoperabile. Si parlava poi di maggiore variabilità all'interno dei percorsi, quindi diciamo l'obsolescenza della categoria statistica, licei, tecnici, eccetera, eccetera, per certi aspetti. Questo è un aspetto che si sta iniziando ad affrontare nelle rilevazioni nazionali, perché nelle rilevazioni nazionali già da quest'anno, quindi i risultati 2013 che sono già disponibili e restituiti alle scuole già a settembre e anche adesso diciamo alla comunità degli analisti, l'Invalsi ha pubblicato dei dati per quanti percorsi, una decina di percorsi, quindi superando la tradizionale tripartizione, ovviamente sono i percorsi riferiti alla riforma, quindi sono i nuovi percorsi e con questo diciamo, posso anche aggiungere una piccola cosa sull'analisi dei trend che ci ha raccontato Carlo Di Chiacchio. C'è nel rapporto un piccolo box in cui si ragiona un po', se volete, sul puzzle, perché l'Italia ha avuto una riforma del secondo ciclo, i ragazzi irregolari quantomeno di PISA 2012 sono esattamente la prima corte interessata da questa riforma, perché sono entrati in prima superiore con la riforma, hanno fatto la seconda superiore con la riforma e sono stati poi testati, misurati, diciamo stimolati dalle domande della rilevazione PISA. Ebbene, Carlo ci ha ricordato che tra 2009, in questo quadro di miglioramento di medio termine,
il miglioramento non è collocabile tra 2009 e 2012, ma è collocabile tra 2006 e 2009. Quindi tra 2009 e 2012 ben poco sembrerebbe essere accaduto nonostante la riforma. Il problema è che anche le categorie analitiche utilizzate nel modello statistico per vedere che cosa succede sono probabilmente inadeguate a cogliere appieno le modifiche della riforma, che sta un po' modificando per l'appunto la geografia degli istituti superiori. Non conta più la distinzione classica tra liceo tecnico e professionale, ma c'è uno sventagliamento delle categorie sottostanti. La riforma comunque non ha operato, se si guardano banalmente i quadri della riforma, in maniera omogenea per le diverse per i diversi ambiti disciplinari e per le diverse sottoscale, quindi sarà necessario fare un'analisi di livello ulteriormente dettagliato per cogliere queste cose. E last but not least, non c'è da immaginare che la riforma firmata, siglata e scritta in Gazzetta Ufficiale a Roma il giorno dopo sia entrata egualmente in azione in tutte le scuole d'Italia. Questo nell'indagine PISA ovviamente di per sé non c'è modo di saperlo, ma probabilmente ragionare sugli effetti della riforma richiede di ragionare su effetti più differenziati e richiede di considerare gli aspetti di effettiva implementazione della stessa, su cui ahimè in realtà al momento sappiamo molto poco e PISA di per sé non ci aiuta. C'erano poi delle considerazioni più di giudizio su quello che è accaduto sull'area PON, se i dati sono buoni o non buoni, o per meglio dire se come li si debba giudicare alla luce anche delle risorse spese. Questa è una domanda molto, molto difficile. Parto dalla parte più facile: non so se ci siano esercizi di monitoraggio simile in altri paesi, forse Tito Bianchi ne sa più del sottoscritto, ci potrebbe dire qualcosa. L'impressione è che non ci sia stato un grosso cambiamento supplementare in queste regioni. L'elemento più favorevole è un elemento favorevole che però non è localizzato in queste aree, ma è l'elemento che ricordava un po' anche Giorgio Asquini, ricordava nella sua presentazione Carlo Di Chiacchio, eccetera eccetera, ovvero sia il fatto che il miglioramento dell'Italia intervenuto, ripeto, prevalentemente tra 2006 e 2009, non dopo, quindi il dato del 2012 è un dato positivo perché convalida, conferma, ribadisce quello che il 2009 già aveva fatto ottenere. Questo miglioramento dell'Italia è un miglioramento che è concentrato nella parte più bassa della distribuzione, quindi quello che diceva sulla varianza, quello che diceva l'innalzamento della performance, dei low performance in termini di livelli, ma la stessa cosa è quel grafico, l'ultimo grafico che vi faceva vedere Carlo Di Chiacchio, in cui faceva vedere che il 2009 e il 2012 rispetto al 2006 sono un po' tutti più in alto, ma soprattutto per chi sta nella parte di sinistra della distribuzione. Quindi senz'altro questo è l'aspetto in positivo, però rimane senz'altro vero che non c'è questa grossa riduzione della percentuale dei low performers, per esempio in quelle aree. Nelle aree cosiddette PON la quota in matematica degli studenti sotto il livello 2 rimane del 35%, che non è un numero da poco. Funziona anche questo, solo dettagli tecnici per quanto riguarda l'ancoraggio delle prove, perché credo che questo sia importante dirlo, e il metodo che sta utilizzando in base sulle rilevazioni nazionali ovviamente utilizza dei link item, cioè ci sono degli item segreti che vengono riproposti nel tempo, ma si deve usare un metodo che in letteratura si chiama di ancoraggio indiretto, non potendolo fare sulla rilevazione principale, ma grosso modo il meccanismo è lo stesso, cioè un gruppetto di ragazzi, vengono somministrate due prove, la seconda parte poi viene risomministrata anche alla corte successiva, cioè si riproduce questo meccanismo. Un'altra cosa importante che riguarda sempre le rilevazioni
innovazioni nazionali, cioè sulla restituzione dei risultati per 10 indirizzi di scuola secondaria di secondo grado, io credo che sia importante che tutta la comunità li guardi, non tanto o non solo per i risultati, perché quella categorizzazione nasce da un, come dire, non a prioristicamente dicendo questa è una categoria o questa è un'altra categoria, ma diciamo, fatto un'ipotesi di partenza, viene ricercata nei dati quella differenza e quindi c'è un approccio confermativo e non solo esplorativo e quindi è interessante andare a vedere anche come nei fatti le differenze si producano negli indirizzi al di là di ciò che teoricamente noi diciamo. Cioè io credo che il messaggio che viene molto chiaramente fuori da tutte e due queste rilevazioni sia come sia necessario cercare nei dati, una volta per così, giusto per fare qualcosa di diverso, una ricerca nei dati di quello che teoricamente affermiamo, voglio dire idealmente, non voglio dire ideologicamente, che idealmente affermiamo. Ecco, credo che questo possa essere un esercizio molto molto interessante che i dati e PISA e della rilevazione nazionale ci possono dare. Avevo io una domanda, Fabrizio Rozzi, sono rappresentante dell'Associazione Docenti Italiani e dirigente scolastico della Liguria. Non avete risposto sulla Liguria, su perché a un livello. Vabbè. C'è il mare? Sì, sì. Ah, allora sì, condivido. No, io avevo una domanda così, probabilmente esula un pochino dall'argomento di oggi, però la novità di PISA 2012 è la rilevazione delle competenze di tipo finanziario e soprattutto sulle TIC. Soprattutto su quest'ultima, non so se c'è qualche anticipazione oppure se dobbiamo aspettare qualche analisi. Grazie. Una risposta sintetica che bisogna aspettare. Perché... La risposta sintetica è che sia sulla cosiddetta financial literacy che sul problem solving bisogna aspettare. Saranno oggetto di un rapporto internazionale ad hoc nella primavera del 2014 e compatibilmente con le sue capacità e risorse, direi soprattutto l'Invalsi, anche diciamo discuterà poi del lato italiano di queste cose. Sulla Liguria, così come sulla Puglia, così come su non mi ricordo quale altra regione, ovviamente questo esercizio è un esercizio in cui si forniscono i dati, si fornisce il grande quadro, è già come dire uno stimolo al dibattito l'aver ragionato su possibili motivazioni dei trend, aver ragionato su che cosa possa aver significato la riforma del secondo ciclo di cui parlavo prima. Nel testo del rapporto trovate anche un brevissimo box in cui si discute di una variabile di clima didattico, di clima di svolgimento della didattica che vede ahimè l'Italia ancora in una posizione diciamo non particolarmente felice, ma che però anch'essa vede un miglioramento della situazione italiana, in particolare tra 2003 e 2009, non abbiamo il dato puntuale sul 2006 purtroppo, e che potrebbe essere uno dei fattori, uno degli elementi che ha contribuito al miglioramento diciamo successivo al 2006, ma di cui si dice che sì, potrebbe aver dato un contributo, ma anche se si tenesse conto di questo elemento statisticamente rimarrebbe qualcos'altro che comunque non è spiegato. Ma questo lo dicevo esclusivamente per sottolineare come l'Invalsi non è in grado di dare le pagelle alle singole regioni, diciamo, è un esercizio di misurazione, c'è poi una riflessione più lunga, più di dettaglio che nelle singole realtà ha da farsi sui dati delle rilevazioni nazionali così come sui dati dell'indagine OCSE-PISA. Sono l'ispettrice Mosca del Piemonte. Una domanda era sulla literacy finanziaria, quindi rimaniamo in attesa
anche nel merito e non solo nei numeri. La seconda aspirazione, che non so cosa ci sia, se sia presente nel rapportone, è che anche se sono solo dati statistici, io penso che sullo sfondo almeno poteste mettere qualche sprazzo di strumento prova, dir qualche cosina di metodologico, avremmo scaldato l'ambiente pur freddo. Aspirerei e desidererei che lo si facesse proprio come modalità integrata, un pochino, solo un pochino. L'altro punto è invece d'ordine più statistico, sebbene detto da una persona che, come noto, non lo è. Ed è un approfondimento, io penso, a livello nazionale, poi a livello regionale o di macro area, ciascuno faccia quello che può e crede. La questione degli studenti di lingua italiana non nativa, cioè dei cosiddetti stranieri. Nel 2003 già in Piemonte abbiamo fatto un approfondimento facendo un'interazione di confronto tra l'indice di status e la condizione di parlante non nativo, ovvero straniero, a fronte della performance di risultato. E beh, insomma, parlava molto all'epoca, noi eravamo nel campionamento molto a scuola europea nazionale, quindi pensate come si erano sfasati i dati su un universino piccolino, un campionamento proporzionato. Adesso però la questione diventa nazionale, già nelle prove dell'SNU, insomma nelle nazionali, non riusciamo mai a quagliare bene, perché c'è chi lo inserisce lo studente, chi c'è chi non, cioè non è ancora così oggettivo. Io aspirerei affinché, provocherei, insomma, affinché, se c'è spazio da parte di tutti, poi la ricerca si alimenta vicenda, di approfondire questo, perché va a sistema, quindi è strutturale ormai nel nostro paese. L'ultima domanda di aspirazione: è previsto o no che ci sia una traduzione anche in italiano del framework, intendo dire per la diffusione, per la promozione, per l'approfondimento, eccetera, oltre che rimanere in attesa della literacy finanziaria. Grazie tante. Bozzone. Siamo già alla correzione del cosiddetto bozzone di tutti i quadri di riferimento, quindi ormai penso che subito dopo Natale sarà pubblicato sul sito e a disposizione di tutti, anzi saranno pubblicati sul sito a disposizione di tutti, perché i quadri di riferimento ci sono, c'è quello della matematica, c'è quello della competenza finanziaria e tutti anche gli altri dove sono stati modificati, quindi sì, la risposta alla terza domanda, che è la più facile, posso darla immediatamente. Beh, voglio dire, per quanto diciamo riguarda gli altri aspetti, credo di sì, che la focalizzazione è sul diciamo sui cosiddetti non nativi, gli studenti con background migratorio, sia ormai fondamentale, non solo più chiaro, per alcune regioni lo è di più, ma ormai è un tema nazionale, quindi debba essere anche, come dire, restituito alla comunità scientifica per cercare di far, come dire, massa critica sul tema. Tieni conto, oltretutto, che l'Istituto ha anche sta lanciando, come dire, mettendo in pista, nell'ultima proprio in fase di realizzazione, delle idee di ricerca, alcune delle quali vertono su questi temi, anche per cercare, ripeto, credo che il nostro sia un appello ad un approccio razionale a questi problemi, per cercare di sviscerarli in tutti i loro aspetti. E il suggerimento delle prove è acquisito, messo agli atti, per chiunque leggerà gli atti.
Allora, se non ci sono altri interventi, credo che possiamo chiudere qui. Lasciatemi solo sottolineare due o tre cose, ma molto brevemente. Il dato italiano è un dato, diciamo, con luci ed ombre, ma penso che un aspetto importante sia che quest'oggi questo dato è stato presentato istituzionalmente nella sede istituzionale più appropriata, ovvero sia il Ministero. Non era mai successo finora in Italia nulla del genere. È la prima volta che l'Italia inizia a discutere dei dati PISA nel momento del release internazionale dei dati stessi. E anche, se volete, un punto di successo per l'Invalsi come istituto, che questa volta ha prodotto il rapporto nazionale in contemporanea con l'uscita dei dati, quindi sta mettendo a disposizione degli analisti e del dibattito generale i dati PISA, così come aveva fatto un annetto fa circa per i dati delle indagini internazionali TIMSS e PIRLS, anche in quell'occasione rilasciati in contemporanea con l'uscita internazionale dei dati. Questo è un aspetto importante perché può aiutare a discutere meglio di quali sono le situazioni, i problemi, le criticità, le cose da fare nel sistema, e ripeto, dal punto di vista dell'Invalsi è un passo importante di raggiungimento di maturità, capacità analitica e di servizio su questo aspetto così come su tanti altri. Con questo vengo ai ringraziamenti. Devo ringraziare innanzitutto tutti i soggetti che nel caso delle rilevazioni PISA hanno consentito lo svolgimento delle stesse. Avrete visto una pluralità di loghi. PISA per l'Italia non è un'iniziativa esclusivamente dell'Invalsi, ma è neanche esclusivamente dell'Invalsi per conto del Ministero del MIUR, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ma è un progetto che è andato avanti grazie al sostegno dei fondi strutturali, in particolare del PON sulla governance e l'assistenza tecnica, e quindi del Dipartimento per le politiche di coesione, che ha ritrovato in PISA per l'appunto uno strumento per la misurazione degli obiettivi di una serie di politiche di sviluppo territoriale. Devo poi ovviamente ringraziare questa scuola, che è oramai quasi una seconda sede per l'Invalsi, nel senso che molto spesso ospita le presentazioni che l'Invalsi, data la sua localizzazione un po', diciamo così, decentrata e periferica nell'area romana, con più difficoltà potrebbe organizzare in casa, a Frascati. E lasciatemi infine ringraziare il personale dell'istituto, e lo faccio in maniera particolare perché da domani io li abbandono, e quindi penso che sia soprattutto merito loro il fatto di aver fatto fare, come dicevo prima, un ulteriore passo in avanti alla capacità analitica dell'Italia su queste materie e sui temi della valutazione delle scuole. Credo che quest'anno l'Istituto abbia raggiunto molti importanti obiettivi ed ha ulteriori importanti obiettivi da conseguire che ne richiedono e ne suggeriscono un rafforzamento troppo a lungo rimandato negli ultimi mesi e negli ultimi anni. Ripetevo prima, ci abbiamo fatto implicitamente riferimento prima, ma penso che sia molto importante ricordare che l'Istituto quest'anno ha restituito a settembre i risultati alle singole scuole, i risultati di rilevazioni effettuate a maggio scorso, quindi si è posto e ha raggiunto degli importanti obiettivi di servizio nei confronti del sistema e delle scuole. Come dicevo prima, è un importante risultato anche il fatto che si discuta oggi di PISA il 3 dicembre, il primo lunedì di dicembre, così come avviene in tutti i paesi del mondo, come invece non era avvenuto finora mai nel nostro paese. E credo che sia importante anche che l'Istituto quest'anno è impegnato in due grandi progetti di valutazione delle scuole che vedranno alcune centinaia di scuole attive sia nei processi di autovalutazione che nella presenza nelle scuole stesse di team di valutazione esterna.
Questi sono processi tutti estremamente importanti per definire strumenti, protocolli e processi per il lancio di quel sistema nazionale di valutazione che al momento esiste, ma esiste solamente sulla carta e sperabilmente dal 2015 potrà invece essere una realtà effettiva. Grazie a tutti e arrivederci.